Prova, salve. Buonasera. Grazie, grazie. 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 No, io... No, adesso, prima di iniziare, io voglio che voi mi spiegate una cosa. Voi mi dovete delle spiegazioni. Perché allora io non riesco più a capire come va il mondo. In una situazione come quella di oggi, e con i casini che sono successi, io, francamente, se fossi stato in voi, non sarei uscito di casa. Non sarei andato a sentire un comico. Allora io mi sono fatto dei problemi miei di coscienza, ho detto gli altri magari non fanno, cazzo la Ferrari in lutto e persino Schumacher ha fatto meno dello champagne. Allora ho detto cazzo io cosa devo fare? Annulla la tournée, annullo tutto, la mia coscienza mi diceva di dire questo. Ma io sapevo benissimo che voi venivate qui stasera. E allora se siete stronzi voi, allora, fermi, ma no, perché voi venite, non venite, e questo io vi devo dire che state sbagliando, mi state sopravvalutando. Voi no, in fondo non siete venuti qua stasera a sentire un comico. È questo il problema, che io in fondo devo e devo per forza rimanere un comico. Non mi date degli atteggiamenti o delle caratteristiche che io non voglio avere. Io non voglio adesso spiegarvi cosa cazzo è successo, perché qualsiasi spiegazione l'hanno già detta in 40.000. Qualsiasi cosa dici oggi e se dici una cosa, ecco allora sei contro l'imperialismo, sei a favore dell'imperialismo, sei a destra, sei a sinistra. Bisognerebbe stare zitti. Allora, no, ma allora io però in fondo sono un comico e devo anche capire cosa cazzo è successo. Cosa è successo? Perché la mia... Devo capire cosa è successo. C'è uno schermino piccolo, ma è tutta qui la... Non ho capito. La luce, sì, scusate. Allora io devo sapere cosa può, come affrontare, che taglio darci, far finta di niente non si può, parlarne troppo non si può. Ma una cosa io ho visto, che certe cose, per esempio sul giornale di oggi, sulla Repubblica c'è di oggi, c'è un articolo sul Corriere della famiglia Armani che è bloccata là. E la nipote di Armani dice non sarò più la stessa, e Armani dice non sarò più lo stesso, nello stesso giorno su Repubblica. Loro non sono più gli stessi, cazzo, loro non sono più gli stessi. Ora notate, io vi faccio vedere dalla telecamera, perché cazzo, ora se Armani è cambiato, allora di qui c'è Satana col Chador e di qua c'è la figa di Armani, eccoli qua. Allora, il discorso continua ancora. Non avete visto adesso che per essere credibili tutti cosa fanno? Cazzo, si toccano dentro e dicono almeno diciamo qualcosa, ma senza pubblicità. Diventa tutto più vero, diventiamo tutti più credibili. E tolgono la merda dalle loro trasmissioni. Si accorgono in questi momenti di avere della merda dentro e se la tolgono per 3 o 4 giorni. Cazzo, e poi noi siamo cambiati. Non siamo cambiati un cazzo. Ma la cosa che voglio dirvi, che viene fuori in queste cose, questo lo tengo in omaggio, se lo vuole leggere, poi mi dà 1.000 lire che... Allora, la cosa che viene fuori è che ragazzi, io ho capito che allora la parola impossibile non c'è più. Sì, no, non c'è più la parola impossibile. Quando si dice è impossibile che succeda, cazzo! Era impossibile che esplodesse una centrale nucleare. Era impossibile che un cazzo di sottomarino, il Gribil, ve lo ricordate il Gribil? Hanno detto è impossibile, emergiamo. E uno avrà detto, ma cazzo, ci sarà un peschereccio su, nell'Atlantico un peschereccio. Ma ti gira il cazzo, cosa dici? È impossibile. Andiamo su, fu, e l'hanno centrato in pieno. Allora, c'è il possibile. C'è il praticamente impossibile, c'è il quasi impossibile, c'è l'improbabile e c'è poi è successo, ma una volta sola. L'architetto delle due torri
ha detto: è impossibile, queste torri sono a prova di tutto, non cadranno mai. Io ho paura di questi concetti. E ho visto sgretolarsi tutto un mondo di Echelon, di caso, con delle telecamere che ti spiavano e ti registravano le telefonate, sapevano tutto di tutti. E le armi non letali, e i cosi dei computer che ti potevano far cadere qualsiasi aeroplano inserendosi nei computer. Si parlava di questo. Gli informatici killer. 10-15 con un temperino, così, hanno affossato tutto. Ma poi ho letto delle cose incredibili, grottesche, della loro disumanità, grottesche. Che 3 hanno cercato di contrastare questi qui con i temperini, a loro volta con dei coltellini del buono pasto, del passo dell'aeroplano, quelli di plastica. Gente che si aggrediva con gli stuzzicadenti. Allora, voglio dire, è tutto grottesco. No, non riesco a capire. E allora si fiondano e affossano e le banche sono in crisi e la borsa è in crisi e questo alternare di morti e della borsa che va su e giù è grottesco. Io non posso più sentire di borsa, non è affatto vero. Ha ragione Berlusconi, dice una cosa straordinaria, dice: state fermi, dovete credere nelle aziende. State fermi voi, che lui si è già mosso, e come cazzo si è già mosso? Si sono già mossi tutti! E allora, non so come prenderla io. No, non so veramente come prenderla. Questa gente qui non puoi trattarla da un nemico che si va là con i missili e le cose. È gente che gli promettono che nell'aldilà avranno 75 vergini a testa. Tu quant'è che non scopi? Sarà 2 anni che ne promettessero 3, butti giù tutte le torri del mondo. Allora è un mondo alla rovescia. E adesso ora si comincia a parlare di musulmani, si comincia a parlare di cose che non sappiamo, perché la nostra informazione ci deriva da uno squallore tremendo. Ieri sera sul secondo c'era Santoro e la prima rete, quella delle famiglie, ha fatto una delle operazioni più vergognose della storia della televisione. Mentre si parlava di queste cose qui, sul primo canale c'era Schindler List, il dramma del popolo ebraico. Allora vuol dire che vuoi entrare nella testa della gente in un modo subdolo con la televisione delle famiglie. Vaffanculo, lasciateli. Allora, non c'è un momento di sederci lì? Ma quando? Non abbiamo il tempo, non è l'epoca del tempo. Nessuno ha più tempo di sedersi lì e ragionare sulle parole. Non c'è tempo. Alla radio interrompono uno che dice delle cose straordinarie, che parlava dell'Islam perché era un islamico e l'hanno bloccato. Io volevo sapere che cazzo pensano questi qua. Bloccato. E noi non abbiamo tempo. Noi non abbiamo... Su, concluda. Su, concluda. Allora puoi concludere dicendo: questo qua è uno stronzo, concluso. Ma se devi esprimere dei concetti. Allora, l'Islam non so cosa sia, ne ho delle parvenze. Ho provato a leggere. Il Corano è un libro molto, molto più giovane del nostro. Loro sono 500 anni indietro a noi. È come se noi fossimo nel Medioevo. Allora io faccio certi rapporti. Guardo il Corano, guardo il Vangelo, vedo delle cose, vedo un popolo incredibile, che strano, che io non riesco a capire. Pregano 5 volte al giorno. Tu prendi un musulmano, lo metti in un elicottero con un pilota bendato, che va su, che gira su se stesso, lo svegli, lui sa dove cazzo è la Mecca e la becca, come se avesse un GPS sotto la cute. Ma noi non ci troviamo neanche più la spalla dello Spirito Santo. Dimmi dov'è la spalla dello Spirito Santo. Non sei un cazzo, lo vedi? La nostra è una fede che al massimo arriva all'8 per 1000 quando c'ha lì. Allora, voglio dire, amici, io non riesco. Questi pregano. Allora, qui bisogna rimettersi lì: cos'è la democrazia? Cosa vuol dire portare la democrazia nel mondo? I nostri diritti civili, signora, dall'altra parte del mondo sono dei reati. E la nostra riforma per il lavoro infantile, dall'altra parte del mondo, è un reato. Allora bisogna metterci lì a capire.
Non che adesso dovremo dare la caccia al giusto, per l'amor di Dio! Sì! È il figlio di Bin Laden che è venuto... Ma allora, questi sono... non sono persone. Cioè, hai capito? Non sono nemici. È qualcosa di diverso che noi non capiamo. Cazzo, ma come si fa? Ogni tanto io dico, cazzo, ma perché non mi hai fatto nascere come Emilio Fede? Non avevo nessun problema, non mi ponevo un dubbio, me ne battevo i coglioni tutta la vita. Basta che apri Rete4, i grattacieli bombardati sono 27 e gli aerei 154. E ci mette sempre dentro Berlusconi, ogni notizia c'è Berlusconi dentro. Come ha detto anche che Berlusconi vorrebbe rifare un G8 straordinario a Genova. Ma porca troia! Ma allora io rinuncio, ragazzi, rinuncio, voi che siete in piedi, come cazzo avete fatto a stare lì? Prima. Allora, vado sul palco, se no non mi vedete. Allora, voglio capire. E allora, è tutto, sta nascendo un qualche cosa. Che ci modifica piano piano, ma bisogna sedersi e vedere le parole, di che parole sono, scusate, che parole sono quelli sepolti vivi. Allora, voglio capire, io arrivo da Genova, una città dove il famoso mercato, perché hanno bombardato le torri, la sede del mercato, volevano bombardare lì, bombardare Bush, noi siamo in mano a della gente strana. Bush è come fosse un bambino di 9 anni. Fa dei discorsi che... Se tu prendi un bambino e gli dai un kalashnikov e gli dici gioca un pochino ma non fare del male a nessuno. Lui è un uomo che fa dei discorsi, adesso lo vediamo molto, è chiaro che abbia paura, ha fatto un discorso che aveva 5 pannoloni, lui come è successo il casino, cosa ha fatto? Ha preso il cazzo di Iron One e ha cagato in almeno 5 stati diversi in 10 minuti. Cazzo! Va bene, perché se dovesse mancare lui, la mente strategica del mondo va a farsi ponte. Ha una mente così. Gli hanno detto, senta, cosa ne pensa della Macedonia? Lui ha detto, mi piace di più la frutta secca. Ma è un uomo straordinario. Noi viviamo sulla scala dell'evoluzione, che è finita la scala dell'evoluzione. In cima non ci sono i premi Nobel, ci sono questi qui in cima sull'evoluzione. Ci sono i ciechi core nell'evoluzione. Ci sono questi qui. E allora io vengo da una città devastata, nell'anima, non perché 4 distributori... Dove il capo della polizia De Gennaro va a Canale 5 e dice col direttore del CG5 Mentana. Mentana gli fa una domanda. Ma gli fa una domanda, come dire, se qualcuno vi chiedesse qualche consiglio come gestire questo tipo di manifestazioni, lei cosa direbbe? De Gennaro, dopo il casino che è successo, dice... Beh, direi che potrebbe benissimo prendere esempio da noi, da come abbiamo condotto la cosa. La polizia si è comportata in un modo equilibrato, ma giuro le parole, e noi abbiamo salvaguardato la vita di tutti i cittadini. Cazzo, è morto uno? Quello lì cos'era? No, era... probabilmente Mentana gli forniva delle pere, ed era un colloquio tra stupefatti, che uno diceva andata bene, sì, andata bene, e quello potrebbe andare meglio, cosa consiglierebbe al mondo, venite a Genova a imparare. Ma cazzo! Allora io ci sono stato, sono rimasto umiliato nella mia città dove sono vissuto, dove ci ho passato l'infanzia, cazzo! Era un quartiere tranquillissimo, c'era in questo quartiere, c'eravamo nati io e Bilancia, il serial killer, era un tranquillo posto. Io
ancora delle amiche che mi dicono: cazzo, ma ti ricordi quando mi facevo accompagnare a casa da lui, che mi diceva: vieni che ti accompagno io, che c'è della malavita in giro. Bene. E allora io vi faccio vedere questi di Seattle, gli sporchi ecoterroristi. Per l'amor di Dio, c'era di tutto, ma ve li voglio presentare. Delle organizzazioni che io conosco da 10 anni, da tanto. Io conosco le organizzazioni manitese, conosco la chiesa quella straordinaria. C'è una parte di chiesa che l'Italia non conosce, che è la chiesa dei frati comboniani, è la chiesa degli Alex Zanotelli, quelli alti così con gli occhi azzurri, che è una vita che dicono queste cose qui, che vivono in discarica a Nairobi. E allora la sinistra andò nella discarica, Veltroni andò a vedere lui, Divisus, se morivano veramente di AIDS, e entrò in questo lager, me lo raccontò Zanotelli, vide questi malati, cosa fece? Svenne. Cadde per terra e venne aiutato. Veltroni svenuto e tutti i malati di AIDS che lo tiravano su e lo aiutavano. È andato là per incidere ancora nella loro spesa sanitaria. Ma pensa, è tornato indietro Veltroni dicendo: c'è la soluzione, bisogna dare a tutti i preservativi. Lui che ce n'ha uno da 10 anni sulla testa. Cazzo! Allora c'è una chiesa strana, c'è una chiesa in prima linea, è una chiesa che non dice a milioni di persone: non andate nei villaggi perché spendete, perché è contro Dio andare nei villaggi, e te lo dice affacciata a una finestra coperto d'oro. Cazzo, c'è una religione così. Poi c'è una religione strana che è un po' la nostra metafora. Poi escono i Milingo. Milingo, un arcivescovo che rideva, contento. Che quando gli ha detto Maria Sung, ha detto: io ti ho voluto bene, Maria Sung, come una sorella. E lei ha detto: ma se mi hai trombato 10 volte. E allora, ed era uno che rideva. Uno che rideva. Rideva. Perché rideva? Perché il cardinale Tonini non ha mai riso nella sua vita, quello che si è massacrato di pipe probabilmente? Ma allora, voglio dire, questo è di una gravità pazzesca, è di una gravità pazzesca, perché se la Chiesa scopre la figa, e allora ecco che sì, il cattolicesimo sta morendo, ecco perché abbiamo questi terrori atavici. Non sappiamo dove, non abbiamo nessuno paradiso con 75 vergini noi. Tutto al più avremo un paradiso con 75 commercialisti. Ecco. E allora questa è un po' la parodia dei nostri tempi, Milingo. La setta di Moon è proprio la metafora dei nostri tempi, la setta di Moon. È una setta dove dai tutti i tuoi averi e te li gestiscono loro, come Mediolanum, la banca di Mediolanum. E la dai a un santone, perché quel Doris lì deve essere un santone mistico, perché uno che mi dice: dammi i risparmi, è nel deserto che fa dei giri su se stesso. Devi portarlo in clinica uno così, non dargli i risparmi. Allora, ce ne sono tante sette di Moon. Probabilmente queste organizzazioni sono ragazzi di Milano, della Lombardia, vostri conterranei. Io ve li voglio presentare, ci sono delle sedie lì, ecco perché non sto sul palco, mi dispiace per quei signori lì seduti, il palco lo voglio dare a queste organizzazioni. È gente invisibile, non le conosce nessuno, ne sentiamo tanto parlare adesso, dopo Seattle e Genova, ma è gente che si fa un culo così da anni, in silenzio, volontari, non guadagnano una lira. Io mi sento un po' verme quando li vedo, mi vergogno un po', io, che dicendo le stesse cose che dicono loro guadagno dei soldi. Benissimo. Allora, abbiamo il commercio equo e solidale, associazioni botteghe del mondo, venite su. Grazie. Se volete parlare qui c'è il microfono. Botteghe equo e solidale, dico io brevemente, tanto accomodatevi, venite su. Equo e solidale vuol dire che hanno queste botteghe, ecco l'unico, vuoi dire due parole? Vuoi dire tu? All'indirizzo, dallo tu, perfetto. Allora, a Milano abbiamo diverse botteghe, ne abbiamo una che è Pimeceum in via Mosebianchi, l'altra la cooperativa Cicco Mendes in via Padova,
l'altra sì. l'associazione Cose dell'altro mondo in via Solari e l'altra la cooperativa Nazca. Chi vuole cercare gli indirizzi può cercarli su www.assobdm.it. Anche voi siete caduti in quella trappola lì. Commercio e solidale, bypassano gli importatori, si compra caffè, cose molto buone del resto, pagandole leggermente di più, ma non credo neanche di più che il caffè Nicaragua costi di più del caffè Illy, assolutamente, tu prendi un ottimo caffè e la maggior parte dei soldi con cui compri il caffè vanno direttamente a chi li produce sul luogo, è una bella cosa. È un pochino fare della politica, questi signori fanno vera politica, non cagate e la bicamerale, la proporzionale, questi da anni fanno, l'unico rischio di questi ragazzi è farsi succhiare, perché la COP va già messo gli occhi addosso, ha visto che comincia a vendere, che il sistema questo della solidarietà funziona e c'è da guadagnarci, e la COP vorrebbe metterci delle piccole botte gucce lì all'ingresso della solidarietà. Intanto la COP sei tu, col caso che sei tu, la COP sono sempre loro. Poi abbiamo un'altra associazione che io vorrei chiamare qui, che è la MAG2, Finanza Etica. Sono un nuovo modo di vedere la finanza, cazzo! Venite a descrivere cosa siete, perché questo è interessante, questo è molto interessante. Cosa siamo? Siamo semplicemente un'entità che da 20 anni... 20, lo sappiamo anni. Adesso, io l'ho saputo da qualche anno, ma è da 20 anni che questa gente è sul campo. Da. Non vedo nessuno comunque. Sì. E che da 20 anni proponiamo a delle persone la possibilità di investire in modo diverso il loro denaro, e da 20 anni pratichiamo proprio questi finanziamenti a dei soggetti che non potrebbero assolutamente andare da una banca normale. Quindi date poco interesse, un pochino cioè, meno? Diamo un po' sì, meno di interesse, sì. Perché non facciamo un discorso di interesse, ma facciamo un discorso di uso qualitativo del denaro in modo del tutto uno trasparente. Uno può controllarselo. Perfettamente, perché riceve tutte le informazioni. E dove investite i soldi dei vostri correntisti? Per cooperative sociali, commercio eco, in progetti anche di soggetti handicappati, cooperative sociali. Quindi per la sociale? Per, in genere, sociale, ambiente, ecologia, perché, cultura. Ecco, perché il grano, perché vanno a bombardare lì, ragazzi? Perché vanno a bombardare lì? Dove c'erano almeno 3 banche? Anche tra cui la Cisma Nathan Bank. La Cisma Nathan Bank era quella banca che vi ricordate in Messico quando mandava una lettera dicendo il popolo, come si chiamano quelli in Messico? I Chiapas. Ecco, quando, per risolvere la questione del Chiapa, io ho una lettera che vi vorrei vedere, mandata dalla Cisma Nathan Bank al governo messicano. E diceva, se volete il prestito di 500 milioni di dollari, dovete risolvere drasticamente il problema dei Chiapas, dove drasticamente significava eliminarli, con il vostro esercito, con le vostre forze, eliminare questo problema, se no non vi diamo il prestito. Ora, io non voglio dire, per l'amor di Dio, che sia giusto metterci un aeroplano al posto degli uffici, però, no, non devi neanche ragionare così, ci sono anche delle cose buone, non è il popolo americano, sono queste piccole organizzazioni potentissime di cui noi, loro fanno un lavoro da grandi guastatori, ma in una forma straordinaria. Io davo i miei soldi, dove li metteva mio padre, all'inizio, nella Banca Nazionale del Lavoro, mio padre era un artigiano, metteva i soldi lì, vengo a sapere il casino dell'Iraq, dei 2.000 miliardi dati all'Iran per comprare armi, ho preso i miei soldi e l'ho cambiato banca. Le ho messe in un'altra banca che adesso commercia in armi da un'altra parte. Allora, si potrebbe fare, ma è la nostra attenzione, il nostro tempo. Le banche, dove metti i soldi? Allora dovete sapere che la prima banca che tratta la vendita legale di armi, la prima banca in Italia come importi, e sono 500 miliardi all'anno circa, è il Banco di Sicilia. Secondo è il San Paolo, terzo è il Banco di Roma, il credito, e poi c'è anche il banco, quello di Pavarotti. Come si chiama la banca di Pavarotti? Banca San Paolo, no. Monte dei Paschi, quello che tu conti. Vero. Tu conti, non sei solo un conto, tu conti! No. E lui il conto però ce l'ha Monte Carlo. È una cosa straordinaria. Grazie di essere venuto. Quindi, poi, le banche, cazzo. I terroristi hanno miliardi, c'è lo sceicco miliardario, dove avrà il conto? In qualche banca nel Bangladesh, secondo voi?
Tu metteresti i tuoi risparmi in una bella banchina. Il ciucurucchiti del Bangladesh che ti dà 2 etti di riso al mese di interesse. Ma sarebbe una meraviglia. Allora questa... Allora io non direi come dice lui, io ti capisco, basso l'America, vaffanculo l'America. Sì, vuoi dire una cosa ma devi essere breve. Sì. Dimmi. Il commercio è consolidato. Sì, sì. Troppo, costa troppi soldi per i poveri. Lo so, lo so. Forse hai ragione. Questa è una critica che io sento abbastanza. Hai ragione. Per, ma per chi non c'ha soldi. Hai ragione. Per chi fa fatica a trovare lavoro. Ha ragione. Ed è sempre più difficile. Il caffè è caro, tu costa dovresti. Molto caro. Prova con quello d'oro. Allora... Che cazzo vuoi dire? Non lo so, lo so, ma no, hai ragione. Ha ragione, la critica può essere buona, ma è caro proprio per questa ragione qui, per far andare più soldi a quelli che ne hanno più bisogno. Ora mi dirai, ne hai bisogno anche tu. E allora è un travaso di poveri e siamo sempre lì. I poveri devono aiutare i poveri, i ricchi si tirano fuori. Noi ricchi ci tiriamo. Mi devi voler bene, lo so, io sono ricco, ma se fossi anche povero come cazzo farei a farti ridere stasera? Cioè, no, non potrei. Tu non devi, hai schifo di me perché sudo un po'. Hai schifo del tuo idolo. Ma cazzo hai schifo, vieni, annusami, annusami. Tu non devi, no, Madonna, gli sentiresti l'odore, Madonna. Allora vieni qui, tu non devi, vieni, non aver paura, stai qua sotto. Stai qua sotto. Com'è? Com'è? Cattivo? No, dai. Perché le parole se ne vanno nel vento, ma l'odore rimane per mesi. E tu sei un privilegiato avermi annusato così da vicino. Va bene. Allora, un po' caro, va bene, ma per ragioni che abbiamo visto. Forse non ha tutti i torti la nostra. Poi abbiamo... il coordinamento nord e sud lombardo, questo non so cosa sia, ma coordinamento nord e sud lombardo. E lei, signora, dalla Sardegna? Presumo. Buonasera, buonasera. Alto Adige e Sardegna insieme per fare un'altezza normale. Allora, no scusate, mi permetto, vuol dire qualcosa, signora, lei è molto simpatica, vuol dire qualcosa che cos'è questo movimento? Cioè noi cerchiamo di sensibilizzare la gente, le persone di Milano e Lombardia, a consumare meno, al consumo critico, al consumo sostenibile, bene, sì, eccetera. Sì, sì, e in particolare organizziamo campagne di pressione e boicottaggi alle multinazionali che non si comportano secondo le leggi e le convenzioni internazionali. Questa è la lotta del futuro, la lotta che la sinistra si è persa per strada, la lotta che i sindacati si è persa per strada. Oggi la vera lotta, anche Dario Fo, cazzo, ci è arrivato anche lui. Che una forma veramente di atto politico è la scelta di quello che compra, di quello di cui si compra. Quindi è un voto che uno tutte le mattine dà quando apre il portafoglio. Benissimo, io vi auguro di una felice organizzazione, siete solo voi due, avete bisogno di tutto, qualche... Ah, siete in parecchi, grazie. Potete accomodarvi, grazie di essere qua. Benissimo. Poi abbiamo l'Associazione di Cooperazione Rurale Africa America Latina. Eri abusivo, eri lì, eri già lì. Va bene, Africa si presume che sia una cosa di solidarietà verso quei popoli. Sì. ACRA è un'organizzazione non governativa che dal 1968 fa progetti di sviluppo principalmente in ambito rurale, ma non solo, nei paesi dell'Africa e dell'America Latina. Benissimo. E promuove sviluppo locale. Bene, ma sono ragazzi meravigliosi. E questi erano sul giornale di Feltri gli ecoterroristi. Quelli di Seattle sono tutti delinquenti, c'era scritto su questi giornali qui. I giornali poi di opinione, perché cazzo. Questi sono gli ecoterroristi e i delinquenti. Guardate che facce che hanno. Andate a sedere, grazie. Poi abbiamo l'ultima associazione, che è quella che mi sta un po' a cuore, che è Greenpeace. Greenpeace, quelli che per primi hanno forse una delle prime organizzazioni che hanno capito. Grazie di essere venuti anche senza gommone. Ciao, grazie. Grazie di esserci. Sapete tutti quali vuoi dire qualcosa volentieri, se volete due parole, perfetto. Niente, io vorrei ricordare che domani è il compleanno di Greenpeace, perché compiamo 30 anni di attività. Sì. Chi volesse approfittare di questa occasione... Si deve arrampicare sulla torre, sul non Duomo. Più, no. È troppo facile.
E niente, chi ci vuole conoscere un po' meglio può, se sta a Milano, venirci a trovare in via Solari al 40. Via Solari 40. Il martedì sera alle 21.30, se no. Benissimo. Chi benissimo. Può, www.greenpeace.it. Ma mi spiace. Che vuoi? Mi dispiace. Vabbè, www.vaiasederti.com. Vabbè. Le Greenpeace, non c'è Legambiente, sempre in queste serate che faccio Legambiente, il WWF, hanno qualche problema, cosa che non avete voi, perché orgogliosamente dico che loro non hanno mai avuto bisogno di sponsor, ed è la vostra forza e la vostra debolezza, perché avete pochi soldi, ma lo sponsor, cazzo, Goletta Verde l'anno scorso andava a vedere, a testare le acque del nostro mare, con lo sponsor era Ace, Candeggina Ace, lo sponsor, cazzo, quest'anno c'è uno sponsor ancora più bello, Legambiente, che è straordinario, Omnitel, un nome Omnitel, cazzo Omnitel, un nome latino, Omni, significa tutto, e te lo metto tu. Allora, vanno a vedere, questa è una battuta che facevo, vanno con la Goletta Verde in cerca di stronzi in acqua, il più stronzo di tutti, ce l'hanno come sponsor. Allora, guardateli signori. Illuminate un po' coi fari questi ecoterroristi, eccoli lì. C'erano anche quelli squallidi, per l'amor di Dio. Io non me la prendo, non sto né da una parte né dall'altra. Ma che giudichiamo questi qui che buttavano, cazzo, gli ecoterroristi delinquenti di Seattle, cazzo. Quando noi al governo, come ministro dell'agricoltura, abbiamo uno che buttava delle bombe incendiarie. Il ministro Alemanno buttava bombe incendiarie e per il casino, e sai cosa ha detto questo qui? Quando scoppiavano gli incendi quest'estate, ha detto: ci penso io agli incendi, sono un professionista, controllerò tutto io. Ma cazzo, finalmente i tecnici al posto giusto. Ora, uno che tira Molotov l'abbiamo ministro dell'agricoltura, e questi qui sono gli ecoterroristi, cosa vuoi che tirino questi qui? Guardali un po', tutto al più qualche scorreggia biologica, cosa vuoi che faccia? Allora, il mondo si sta rovesciando, e adesso dare qualsiasi opinione, ha ragione Gaber, io pensavo che fosse un pezzo superato, invece ha ragione, qualsiasi concetto adesso dai sulla violenza, sul casino, sulle bombe, sulla vita, sulla morte, sei di sinistra o destra, e è difficile parlare adesso, perché la sinistra esce sempre nelle cose dopo. E c'è sempre dopo questa sinistra che è diventata progressista, cazzo! Una sinistra che non c'è mai stata. La gente non ha mica fatto nessun cambiamento, sai? È convinta di essere andata a votare e di aver cambiato le cose. Cioè di essere passati da un governo di sinistra a uno di centrodestra o di destra. Ma è una favola. Voi che operate e avete già suddiviso il mondo tra nord e sud, no? È già vecchia questa definizione, perché generalmente si dicono che i popoli del nord sono quelli più tecnologicamente avanzati, è una frottola, perché l'Australia è a sud e l'India è a nord, dei due l'Australia è molto più avanzata tecnologicamente, sono divisioni che non reggono più, mentre magari regge un'altra divisione a cui non ci facciamo più caso, tra paesi ginecologici e paesi ostetrici. C'è il paese ostetrici, l'ostetricia. C'era un'associazione che si chiamava di ostetricia e di ginecologia. Qualche anno fa hanno fatto un cambiamento che non ha riportato nessun giornale, solo uno stronzo come me ci fa caso a queste cose, perché non mi faccio mai i cazzi miei. Bene, ha cambiato, era di ostetricia e di ginecologia l'associazione, è diventata di ginecologia e di ostetricia. Perché? Adesso io ho detto perché. Perché è vero, perché da noi l'ostetricia non c'è quasi più, non nascono neanche più bambini, però c'è la ginecologia, la figa, non farà più nascere, ma fa vendere qualsiasi cosa. Cazzo. E allora noi siamo il popolo che sta invecchiando più del mondo. La durata media, la vita media oggi, cioè l'età media oggi del Maghreb è 17 anni, la nostra è 75.
dove fra 30 anni saremo 28 milioni fra 30 anni. Quale cazzo di Forza Italia? Quando io sento Forza Italia, che cazzo di Forza Italia è se fra 30 anni non c'è più nessuno? Io mi vedo già tutte le televisioni che di là non c'è più nessuno, di qua non la fa più nessuno. Tutti vecchi con Berlusconi che dice la Forza Italia, e ci sarà Bossi sulla sedia a rotelle che lo spingerà un marocchino. Io, che, ma cos'è? Che cos'è? Qual è il mondo oggi? Qual è il mondo? E la globalizzazione? Quale globalizzazione? Il globo, i globofobici. La globalizzazione c'è sempre stata, siamo stati noi europei i primi globalizzatori del mondo, abbiamo talmente globalizzato tutto che abbiamo devastato per 500 anni il resto del mondo. Dovremmo prenderci le nostre responsabilità come europei. Abbiamo fatto dei culi a tutti, con i portoghesi, gli spagnoli, con Colombo, con gli specchiettini. Abbiamo fatto il culo a tutti, li abbiamo globalizzati tutti. Dovremmo chiedere scusa. L'America è un sottoprodotto dell'Europa. E allora abbiamo cambiato il centro-sinistra. A sinistra c'è rimasto il buon... Chi c'è rimasto a sinistra? Sì. Qualcuno c'è rimasto. C'era Cossutta, forse... Quello che era una spia del KGB, al KGB ha detto non l'abbiamo mai visto, ma faceva tutto da solo, si metteva un impermeabile nero e girava sussurrando frasi tipo le fragole sono mature e la moglie dice mi viene a casa Cossutta che prendi freddo. Allora, dov'è stata la sinistra? Dove è stato D'Alema? D'Alema che apre adesso fondazione di idee. Lui. Credo che ne abbia avuta una tremolante nel luglio del 71 e ha avuto un esaurimento nervoso. Allora, ma cosa? Ma dov'è? D'Alema è quello che forse cazzo, ha fatto come Gorbaciov. Ha fatto come Gorbaciov. Gorbaciov ha devastato la Russia. Gorbaciov ha fatto la glasnost 5-6 anni prima. La prima cosa che fece è Gorbaciov con la trasparenza. Sapete cosa ha fatto Gorbaciov ai russi? Cosa gli ha fatto? Da un giorno all'altro ha detto la prima cosa che facciamo è la borsa valori. Ha fondato la borsa valori a Mosca con tutti i sovietici che dicevano ma che borsa valori di che cazzo? Non c'ho niente. Che borsa valori? E sono uscite e ha aperto alle televisioni, ha aperto a Satana. I musulmani, Satana non è Bush, è una parabola Satana, dove dietro ci sono questi spot ginecologici. La Russia è stata devastata, il presidente della televisione pubblica sovietico ha detto voglio fare una televisione senza sponsor per essere libera, il giorno dopo gli hanno sparato 3 colpi in testa. Il primo spot che hanno fatto per un'azienda che si chiama MMM, uno spot con la ginecologico. Era una ditta di finanziaria. Uno spot che poteva fare Mediaset, identico. La figa che arriva e dice sicura di sé. Va nel consiglio di amministrazione, li guarda. Che cazzo fate froci che non siete... Prende, apre un coso. Sai, la figa, intelligente, con un master di economia alla Porson University. E che cazzo gli dice una così? Non hai armi. Intelligentissima, coltissima. E lo spot era così, ed era una finanziaria che razzolava grano dicendo vi diamo il 30% di interesse. Era la catena di Sant'Antonio. La catena di Sant'Antonio che ha rovinato 2,5 milioni di sovietici in 6 mesi e mezzo. Sul lastrico, che erano già poveracci. Allora, e D'Alema ha fatto la stessa cosa. La prima cosa che fece, rassicurò la borsa. Andò in borsa, c'era già non la dovete fondare lui,
entrano in una cosa, in un meccanismo che non ha neanche cercato di capire. Non ha neanche cercato di capire, perché la borsa, le cose va giù, va su, i grattacieli vanno giù, la borsa va giù. Non si riesce a capire perché l'Empire State Building fu costruito nel 1930, ci misero un anno a costruire, 12 mesi, perché c'era la Chrysler che voleva più alto, Hearst lo voleva più alto, quella è quello dell'Empire State Building, me lo metto nel culo, lo faccio più alto di tutto. E fece l'Empire State Building in una zona di Manhattan dove non c'andava nessuno, in un anno lo costruì, il più alto del mondo, e rimase sfitto per 12 anni, perché non ci andava nessuno, perché nessuno si sognava mai di dire: ma che cazzo devo andare a lavorare a 300 metri d'altezza? Che senso ha? Ma non aveva senso allora, né ancora meno adesso con i computer. Perché i computer devono stare a 300 metri? Se il Pentagono era in verticale, morivano tutti. Il Pentagono era orizzontale. Vabbè, questo è un mio... Ma no, scusa. Ma adesso, ma la follia, cioè che follia, cioè dicono per la popolazione, non è vero che la popolazione, tutte le proiezioni delle popolazioni che sono aumentate sono state sballate tutte, non è vero che si aumenta quel tanto che potremmo starci il triplo di gente, e quando sentite la gente dire che siamo in troppi, quello che dicono siamo in troppi, per lui i troppi sono sempre gli altri, lui è giusto. Allora, se voglio essere maligno, non è il momento, non ve la dico questo, ma se dovessimo essere in troppi per quanto benessere consumiamo, per quanta energia dissipiamo, per quanta roba maciniamo, allora un americano consuma come 20 cinesi. Se facessimo così, allora chi sono di più? Allora, il discorso che adesso i grandi architetti sono anche lì, dice Piano di Genova, mio carissimo amico, sta progettando una torre di 600 metri in centro di Londra. E certo, come hai fatto? Sai cosa mi ha detto? Perché io pensavo alla tecnologia, no. Mi ha detto, stavo mangiando del formaggio grana, ve lo giuro sui miei fili. Ho fatto una scheggia, mi è venuto fuori una scheggia di formaggio grana, ho detto, cazzo che bello sarebbe fare un grattacielo fatto come questo formaggio grana così. Ha fatto uno schizzo, una scheggia di 600 metri. È andato da questi manager e ha detto, cazzo che idea. Quando gli ha detto come l'ha trovata, lui non ha detto dal formaggio grana, se no faceva una figura di merda. Ha detto, e c'ho tutti i miei architetti, ingegneri, uno studio pazzesco. E gente che sogna, potresti sognare anche tu, se tu avessi qualche bilione di dollari, potresti fare delle cose meravigliose, un grattacielo di 2500 metri che va su, scende giù, ascensori che vanno in su, poi vengono giù. Potresti fare qualsiasi cosa. E allora la sinistra andò in borsa, non rendendosi conto di che cos'è. Guardate che questa situazione degli Stati Uniti, che parlano di recessione, sarà il contrario. Sarà il contrario. Il PIL degli Stati Uniti avrà un picco. Adesso è il momento di assestamento. Ma quando dovranno rifare 15 grattacieli, rifare le cose, gli asfalti e gli ospedali, pensa ai notai, le assicurazioni, cazzo, le assicurazioni, è impossibile che crollano tutte e due, assicuriamone una sola, e ne hanno rassicurato una sola, cazzo, è impossibile che vengano giù tutte e due, siamo sempre lì, è praticamente impossibile. Beh, se è successo solo questa volta qui. Allora va in borsa. La borsa è un locale, è un luogo di psicopatici, gente che ancora fa gesti, non so se l'avete mai vista inquadrata, fanno così per le azioni, chi vuole le azioni di Toro, fanno così chi vuole le azioni del Banco Ambrosiano, fanno così chi vuole quelle di Tronchetti Provera, che è distrutto, poverino, è distrutto, e dice dovete credere nelle nostre aziende, dovete crederci, state fermi, non vendete, cazzone! È triste, Tronchetti Provera! Rovinato! Dio santo, rovinato! Afef ha già detto, io come carattere non mi incontro più con lui. È una questione. Questi
questi uomini straordinari che hanno il potere di 30-40 mila miliardi, tutti uguali, sembrano fatti con lo stampino, appena arrivano un po' al successo mollano la moglie e i figli, si fanno la tricetta di turno, come ometti sono, ma sono veramente degli ometti. Allora, la borsa di Francoforte si fonde con la borsa di Londra e la società che ne viene fuori si quota in borsa. Il borsone. La sinistra non si rende ancora conto di che cosa sia, non se n'è mai resa conto che girano mille miliardi di dollari al giorno di speculazioni sui derivati di Warren, di Bonds, i futures. Sai cos'è un derivato, cazzo? Ma pensa, la follia adesso va giù, sarà una catastrofe, la borsa. Ma non è mai potuto, nessuno ci ha mai potuto credere, veramente. Solo quelli che rischiano il grano tuo. Perché cosa c'è? Stanno cercando adesso nelle torri, i cadaveri, mi dispiace. 10 tonnellate d'oro. 10 tonnellate d'oro. Perché quelli che muovevano la finanza del mondo, i loro soldi li mettevano nei lingotti. E i coglioni, migliaia, milioni di coglioni, li mettevamo nei warrant, nei bonds. Lei deve investire. Ma ho perso tutto, ma lei deve credere non nel breve termine, nel lungo termine. Deve credere nell'eternità. E cazzo, nell'eternità. E allora ecco che allora investi. Un miliardo di dollari gira ogni mese, sono cifre da capogiro, in derivati. Sai cos'è un derivato? Tu compri una cosa che non esiste, che deve ancora essere fatta, da un'azienda che non c'è ancora, con i soldi che non ce l'hai. E la banca dice, cazzo che affare. Ci credo, te li do io. Se devi aprire una pizzeria di merda che ti mancano 5 milioni, ti fanno morire. Ma sul warrant c'è un bellissimo libro di un matematico finanziario che si chiama di Torino, lui si chiama Beppe Scienza, ha scritto un libro, vi pregherei di guardarlo se potete, perché è straordinario. Ti dimostra come se in 15 anni tutti i tuoi risparmi li avessi dati all'INPS o in buoni del tesoro bot, oppure alla posta, in 10 anni, avessi guadagnato di più del 90% di tutti i titoli e obbligazionari esistenti, di tutto il risparmio assistito da questi depravati mentali che si fanno chiamare consulenti e sono dei dipendenti che prendono delle percentuali vergognose, sono dei commessi viaggiatori e sono i consulenti, financial consult. I loro soldi erano nei lingotti, come si chiamava quello dello scandalo della sanità? Come Poggiolini è il loro leader nascosto, Poggiolini dei dobloni sotto il divano e vaffanculo, e i warrant a voi. Allora la borsa è questa, la borsa è schizofrenica. Ecco cosa ha fatto. Ha parlato di Tobin Tax, la sinistra? Parliamo di qualche anno fa, ne sentivate parlare? Voi parlavate della Tobin Tax. Voi è 10 anni che parlate di Tobin. Se dicevi ad Alema chi è Tobin, cazzo, Tobin, non cos'è fa? Cos'è Tobin? Un cartone animato, c'è Tobin. Che cazzo, è un Nobel che ha detto che con lo 0,05 delle speculazioni giornaliere sulle valute, non sugli investimenti che posso fare io, lei, comprare qualche titolo, per l'amor di Dio, ma sullo speculatore di valuta, quello giornaliero, lo 0,05, fareste un miliardo di dollari mensili e in un anno con lo 0,05 potresti sanare tutto il debito. Non ce ne accorgeremo neanche. Lo pagherebbero gli speculatori. E ci sono speculatori ben lieti di farlo. Soros è uno che specula, ma specula e poi fa la società aperta. Il famoso società aperta. Lui specula in Occidente, prende i soldi e fa studiare e toglie dal comunismo bambini. Lui è di origini dell'Est, fa studiare in Sudafrica quelli che non possono farlo, con la sua fondazione, io non so, non è certo un benefattore, lo dice anche lui, perché lui dice i miei guadagni sono da speculatore, ma io con questi soldi cerco di far del bene alla gente. Non so se sia vero, lo dice, qualche cosa l'ha fatto.
stato. E la sinistra diventava progressista. Si apriva. Dobbiamo essere aperti. Basta parlare il lavoratore, non c'è più. Hanno ragione. Come si chiama quello che c'ha sempre la pipa addosso qua? Il tabacco qua. Bertinotti, me lo stavo dimenticando. No, Bertinotti ha avuto anche due idee, sono sempre quelle di Sane, due del 58-59. Poverino, gli ha dato la colpa a tutti. Ma voglio dire, sì, aspetta, poi te lo dico, Pil, aspetta, te lo spiego dopo, poi c'è un discorso su cos'è la ricchezza dalla disgrazia, te lo dico. Aspetta, allora, e apre. Il comunista deve aprirsi al mercato, alle idee, alle nuove culture, e si è aperto, allora ha fuso tutto, è entrato tutto, ha mischiato tutto, ha mischiato la scienza con la pubblicità, l'idiozia con l'intelligenza, la televisione con la cultura, ha mischiato tutto! La scienza con la pubblicità! Allora abbiamo visto i primi premi Nobel d'Ulbecco andare al Festival di Sanremo e dire la genetica con la lingua di lo succede. E mentre cantava, non so chi cazzo c'era, Pupo, chi cazzo c'era, non lo so, quelli lì, lui spiegava che era giusta la genetica, che con questo modo di parlare ormai non più italiano, ma che si sforza e non vuole essere americano, lui il suo cuore ce l'ha in Italia! E allora D'Ulbecco sperava e spiegava la genetica. E poi quando non c'è lui, diventa di nuovo, arriva quell'altra premio Nobel di 90 anni, questa santa che si è reincarnata 7 volte, Suor Teresa di Calcutta della medicina, la Levi Montalcini, cazzo, Nobel 90 anni. Ora uno arriva a 90 anni, sana di mente, Nobel 90 anni, a 90 anni potresti dire quello che vuoi, potresti veramente permetterti tutto di dire anche che cos'è la ricerca, che cos'è diventata la medicina, di dire che cosa sono le multinazionali dei farmaci. Una di 90 anni e in più è stata sempre in quel campo lì, allora sei in malafede, invece di dire queste cose cosa fa? Fa la testimonial, tutti che diventano testimonial, e fa la testimonial per un'associazione a delinquere che è la Telecom, quella che dava i soldi a Milanovic, e lei faceva la testimonial e con ricavato però detratte le spese per pettinarmi. Perché deve spendere miliardi? Spende più lei di Moira Alfei. Moira Alfei ha avuto un incidente, l'hanno ricoverata, gli hanno trovato nei capelli, che non aveva mai visto nessuno dentro, c'era un cerco piteco del 61 e due, una coppia di nani trapezisti che lì li cercavano in Svezia, erano nei capelli. Allora puoi permettergli di dire tu? Puoi permettergli di dire che quando le case farmaceutiche vogliono portare sul banco degli imputati i malati di mezzo mondo, puoi intervenire e dire guardate che c'è qualcosa che non quadra. E questa scienza villana, e vedere una persona anziana è ancora più villano, perché veramente, cazzo, io divento, e allora parlare di genetica che sarà la risposta a tutti i mali del mondo, vedete, se noi invece di fare la guerra all'Islam li potessimo modificare geneticamente, io sono sicuro che troveremo il cromosoma islamico da una cucchiaiatina lì e diventano come Bertinotti, no, ma neanche, E allora, la genetica, un altro pacco dell'ultimo secolo. Ma è possibile? È possibile che questa non è cattiva scienza? Qui siamo per distinguere, secondo il mio punto di vista, le mie ricerche, che io, guardate che sarò un pagliaccio, tutto quello che volete, ma quando faccio un'asserzione, ho fatto una verifica, ho fatto una ricerca, è il mio lavoro, cazzo, pagate dei soldi, c'ho la piscina, cazzo, me la devo guadagnare. Ce l'ho. Quando è venuto Alex Zanotelli a casa mia, te l'ha raccontato, mi fa piacere, è venuto con i sandali così e eravamo sulla mia piscina e mi dice, Grillo, bisogna fare qualcosa. E io ho detto, cazzo, facciamoci un bagnetto, già che ci siamo. Si è tolto il saio e ci siamo fatti un bagnetto, è stato stupendo. Vabbè.
E allora, la genetica è un pacco. Prima c'è questa grande lotta tra il privato e il pubblico. Allora la serie della Genomics stanzia 1 miliardo. Chi arriva prima, se il pubblico vince, sarà una conquista per l'umanità. Ma c'è il libero mercato, perché non può mappare tutto il genoma un SPA? Come sta succedendo? C'è un popolo, sono 2000 anime, poche, a limone sul Garda. Questa gente qui ha il colesterolo a 650 e stanno da Dio! Da Dio, tutti benissimo. Il lipobite te lo fili su per il culo, lipobite. Perfetto. Lipobite. Ora, lipobite. La Bayer fa un farmaco contro il colesterolo. Non c'è la prova scientifica, non c'è! Che il colesterolo faccia male, c'è la prova, semmai, scientifica, che fa bene. Del contrario, hanno fatto una mappatura, uno screening su 37.000 persone in Svezia. Era una ricerca non sovvenzionata da nessuna casa farmaceutica, e hanno separato 37.000 e 37.000. Un paio di quelli di 37.000 di qui li hanno foraggiati con cose, con burro fuso, i capelli, un orso bianco tritato, delle foche sciolte. E quegli altri, fettina insalata, dopo 10 anni sono morti quasi tutti quelli con la fettina, quelli lì col lupo, con l'orso tritato, lasciavano una striscia oleosa, ma stavano da Dio, benissimo, ma vi giuro. Allora esce il lipobai, esce il lipobai, lipobai. Lo fa, e questa l'informazione se lo dimentica. La Bayer, bisognerebbe anche dire un po' chi sono queste società per capire quello che producono, no? È chiaro che se lei fa del formaggio o un prodotto biologico, e io se so qualche informazione un pochino meglio su di lei, di com'era, di com'è, di che cosa faceva prima, posso farmi anche un'idea che quel formaggio lo fa onestamente, no? Qualche informazione è normale che l'abbia. Perché non ce l'abbiamo da queste? La Bayer è una società che è nata da una costola di un'azienda che si chiamava IG Farben, la più grande società del mondo negli anni 30, fino agli anni 30. Era potentissima, faceva i gas tossici, quelli che mettevano nelle camere a gas i nazisti, faceva dei prodottini precisi. Aveva un know-how straordinario. Da una costola nasce la Bayer. Ora, la Bayer è famosa perché ha prodotto, commercializzato e venduto nel mondo il più venduto farmaco del mondo. Guarda l'informazione com'è. Io adesso chiedo qual è, sta a vedere cosa mi rispondo. Qual è il farmaco più venduto nel mondo? Vedi? Vedi? L'aspirina, perfetto. L'aspirina è venduta liberamente da tutti, commercializzata da chiunque, messa in televisione, perché oggi i farmaci si possono sponsorizzare. C'è la nuova legge dell'Europa che si porrà a fare la promozione dei farmaci, quelli forti, gli antitumorali, gli antibiotici. Fanno solo l'aspirina negli Stati Uniti, l'aspirina fa 16.000 morti per perforazioni ulcerose. 16.000 morti, ma fanno gli sport, fanno i grandi. Pensa qui cosa succederà. Cazzo, tu conoscerai il farmaco non dal tuo medico, dal dottore, e allora il rapporto col tuo medico cambia, diventa la rovescia, la grande trasformazione. Sarai tu a consigliare al medico il farmaco, perché l'hai visto prima tu in televisione. Vai lì dal medico, cazzo, l'ho visto, perché non me l'hai dato questo qua? Mi prendi per il culo? Me l'ha fatto vedere Fiorello ieri, sai? E allora la Bayer fa e ha commercializzato, inventato e promosso il più grande farmaco venduto nel mondo, che ha fatto milioni di miliardari. Qual è? Ve lo dico io. L'eroina. Non ve l'aspettavate, eh? L'eroina. L'ha inventata la Bayer all'inizio del secolo. Era perfetto, c'era la morfina, ha preso la morfina. Perché cosa faceva la Bayer? La Bayer aveva una quantità pazzesca di aceto, non si capiva perché. O del vino andato a male, aveva, infatti
L'aspirina l'hanno fatto prendendo il salice, seguendo una pecora, perché cosa hanno fatto? La ricerca, cazzo, questa ricerca. Quando parli di ricerca ti viene subito in mente una cosa virtuale. E quando parli di ricerca vedi uno col camice che guarda di un microscopio, che è sempre quello lì, ci avrà 95 anni. Non ce la fa. Sono 70 anni che si ricerca, i coglioni non se li trova più! Allora la ricerca cercava, allora vedevi delle pecore, quelle pecore che stavano un po' male, vedevi che andavano verso il salice, mangiavano il salice e stavano bene. Il ricercatore prendeva il salice e lo portava sotto sto cazzo, se lo metteva in mezzo ai coglioni, guardava e si ricercava il salice. L'invenzione è stata aggiungere all'acido salicilico l'aceto. È diventata aspirina, acido acetil salicilico. Avevano dell'aceto che gli avanzava. E c'era la morfina. Vediamo che cazzo succede. Se mettiamo, perché la morfina addormenta un po' così. Vediamo, ci hanno aggiunto l'aceto. E hanno venduto per decine di anni l'eroina come calmante per la tosse. E funzionava, eh? Perché aveva un effetto collaterale, che era un leggero fissità di sguardo. Cioè, non tossivi più, ma eri attento. E allora, perché non parlarne? Perché non dirle? Noi dipendiamo, sono sempre le stesse queste aziende. Saranno cambiati gli amministratori delegati, ma la filosofia è sempre quella della IG Farben. Guadagnare con qualsiasi cosa. Allora, vi ripeto, quei signori di Limone sul Garda che hanno il colesterolo a 6,50, ci è andato la farmacia, una multinazionale americana, è andata lì e col pretesto di vedere un po' perché gli ha fatto qualche prelievo di sangue, hanno preso il sangue di questa gente, se l'è brevettato e il sangue di 2000 persone è di una multinazionale. Operano un certo Clark negli Stati Uniti, trovano che la sua milza ha una proteina che digerisce benissimo l'insulina. Cazzo, prendono la sua milza, la brevettano e se la prendono loro. Questo qui si sveglia al mattino, gli manca un pezzo di milza e dice, ma che cazzo, ma chi l'ha presa? Guardi, io no, quelli là, ho fatto tutti quelli là. Dice, ma neanche, datemi qualcosa, due etti, vediamo cosa ve la metto a letto. Niente, ha fatto causa per la sua milza e l'ha persa, è la loro la milza. Devi pisciarti nei tuoi contenitori, state attenti, perché se pisci e ti esce qualche cosa di straordinario, ti brevettano il piscio, le fei tutto, ti cazzo, sono lì i ricercatori che ti guardano il catetere, ma che cazzo. Allora bisognerebbe dire cos'è allora stare bene, la sanità, cosa significa essere, cos'è la salute. Allora bisogna metterci lì coi ministri, sirchia, la sirchia, e nei nomi pazzeschi, ministro sirchia. Allora bisogna metterci lì e cominciare a capire e a spiegare alla gente che cosa vuol dire stare bene di salute. Io, se devo stare bene di salute, non ho bisogno di 22.500 farmaci. Ne ho bisogno di 150 quando sto male. I principi attivi sono 150, lo dice l'OMS, non lo dice un comico chiaroveggente, va bene? Allora bisognerebbe che un medico avesse il coraggio una volta di andare in televisione e dire alla gente la realtà qual è. Se non lo fa un Nobel di 90 anni, dovrebbe farlo un medico condotto, avere lo spazio, ma non hanno spazio. E allora un medico dovrebbe dirle queste cose. Che dice il direttore di Science, il più grande giornale medico e autorevole del mondo, il direttore, che si chiama Richard Smith, dice queste cose, bisogna avere il coraggio di dirle, e lo dice il direttore della più grande rivista medica del mondo, cazzo, e dice, signori, bisogna che uno vada in televisione e dica le cose, signori, primo punto, bisogna morire, cazzo, bisogna morire. Non vuoi più morire nessuno!
Non vuole più morire nessuno! Con l'ipo stavano riesumando una di 87 anni che era morta, perché hanno detto è morta con l'ipo, ma 87 anni è morta improvvisamente. Ma che cazzo doveva? Il concetto non ce l'abbiamo più. La morte è una situazione della vita. Noi non ci pensiamo più, l'abbiamo accantonata. Ogni tanto bisogna morire, qui invecchiamo e le tecnologie ci aiutano a invecchiare e allora diventiamo decrepiti, vivi, ma decrepiti, con i denti, con le protesi, ossessioni, siamo allucinazioni. Le fighe sono diventate non belle fighe, sono allucinazioni di belle fighe e c'hanno dei canotti in bocca e c'hanno delle plastiche nelle tette, dei culi fini, sono allucinazioni. Ci stiamo tramutando in piccole allucinazioni. Cazzo, ogni tanto si muore, invece viviamo di più. Allora fanno le grandi case che ci curano, che parlano di scienza della vita e si chiamano Novartis, Aventis, Viventis. Bene. Allora si fondono, diventano dei grandi trust per proteggerci. Allora le aziende di farmaci si fondono con le aziende di alimentari e nasce la nutriceutica. La nutriceutica allora ci faranno vivere di più curandoci. E allora non più con i farmaci, ma i farmaci saranno inseriti nel cibo. Non ce ne accorgeremo neanche. E allora mangeremo il riso col beta-carotene. Perché così ti si rinforza lo scheletro. E allora perché vuoi rinunciare al sesso se hai 87 anni? Ma perché? Un po' di Viagra è superato, già l'abbiamo già superato, uno sprazzo in borsa e la fifera ce n'è già un altro. Il Viagra adesso lo mettono nel cibo per cani e gatti, intanto vedi qualche cane attaccato a qualche lampione che fonde i lampioni. Perché non si poteva, era sorpassato. Il Viagra in fondo, il Viagra era... Cazzo, ma puoi accettare che la tua sessualità, almeno fisica, possa sparire o no? Io non lo so, magari poi io sarò il peggiore di tutti. Ma cazzo, io ho sentito uno di 75 anni che mi ha detto, pensa all'egoismo di questo vecchio, i vecchi stanno diventando cattivi, questo mi girano i coglioni a me. Una volta il vecchio era saggio, dava i consigli, adesso cazzo, hanno tre pensioni, vaffanculo i giovani senza lavoro, io ho due pensioni. No. Io scopo col Viagra, me ne faccio due, sai. E per forza. E questo di 75 anni, ma è già bello pensare a una tecnologia che ti possa creare un vaso dilatatore come il Viagra, che ti faccia erigere una parte che per te era morta. Ma a me, mi ha detto, nel mentre, chi mi spinge? Che bello. Cioè, tu prova a chiederlo al farmacista se viene a darti una spalla. Però è un vaso dilatatore, quindi con le controindicazioni di un vaso dilatatore, per esempio non lo devi prendere insieme a un vaso costrittore. Se tu prendi il Viagra con l'aspirina, che è un vaso costrittore, metti in crisi il sangue, perché di lì apre il vaso e di qui l'aspirina lo chiude e per il globulo rosso va in esaurimento nervoso e fa un casino e ti diventa il colore come Sgarbi. Sgarbi ha questo globulo in crisi d'identità. Adesso ne ho fatto un altro. La Abbott, una multinazionale americana, ha risolto tutti i problemi. Ha fatto un'endomorfina che agisce nel cervello, nella sfera, non è un vaso dilatatore, ma agisce nella sfera del desiderio, nel cervello. È una apomorfina, si chiama. E agisce, strapitoso, quasi naturale, immediato. Ha un piccolo effetto collaterale. Vomiti, e cazzo, lì... No, che lì è difficile. È difficile per quello, perché sei lì che... Oh, mi piaci, scusa! E vomiti di... E allora non moriamo più! Non moriamo più! Non moriamo più! Nessuno vuol più morire! E abbiamo la tecnologia che ci possono far vivere nei tubi, nei controtubi, intubati! Ci possono trapiantare! Lui c'ha questi monologhi con l'embolo, c'ha un embolo che gli passa, lascia, dice una cosa sensata, una delle poche come Bertinotti, bene,
dice i trapianti, i casi, i trapianti. E dice una cosa, il silenzio ha senso, giuro. È un capovolgimento del diritto, ha ragione. Il silenzio ha senso, è un capovolgimento di una legge. Il silenzio ha senso, è un'invenzione politica, non è giurisprudenza. Il silenzio ha senso, significa che se io sto zitto non dico nulla, perlomeno, ma non dico di sì. Se io voglio donare mi metto una cosa con gli donatori, vuol dire che li riceverò. Se non voglio donare, dico che non voglio donare e non li riceverò. E allora, va bene, lì è opinabile, tutto opinabile, tutto opinabile, però un medico non mi può venire a spiegare che cos'è la morte o che cos'è la vita, perché non può, non è assolutamente in condizioni nessuno di spiegarne questi concetti, sappiamo tutti cosa sono, ma nessuno può spiegarli, è solo un punto di vista, è un punto di vista politico, la morte è un punto di vista politico, di tecnologia, che è un punto di vista. Noi moriamo con la morte del cervello, respirando a cuor battente, moriamo. Il cuore magari ancora batte, ma noi moriamo perché siamo attaccati a un apparecchio della Toshiba che cambia suono. È tarato per la morte. Da ti, 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 sei leggermente vivo, non ci sei più. Un miliardo di musulmani è esattamente il contrario. Per il musulmano la morte è esalare l'ultimo respiro, è il battito cardiaco che cessa. No, aspetta, poi me lo fai. Giuro che lo fai. Però chi ha ragione? È un punto di vista. E allora a caso, questa scienza che vuol spiegare tutto, con la genetica toglieranno l'aggressività. Con la genetica togliere la vecchiaia, hanno individuato il gene, ogni 15 giorni c'è sul giornale che hanno individuato un cazzo di gene che ci fa qualche cosa. Il gene, non so se hanno, per farti crescere i capelli, non so se l'hanno ancora individuato, ma sarà durissimo. Bene. Mappano i geni e ci mettono 2 anni ad accorgersene che non ne abbiamo 100.000. come pensavano tutti i Nobel, neanche 50.000, ma neanche 40.000, neanche 35.000, ne abbiamo 30.000, 1.500 in più del moscerino d'albicocca, il quale ne ha 3.000 in più di Emilio Fede. Guarda che è perfetta la scala. Scusate, è banale, so. Emilio Fede dove lo metti? Metti, fa sempre un successo della madonna. Stupendo. E allora, dietro, se io sono diverso, c'è un'interazione di geni che sono miliardi. Lo dice Fijot Capra, un fisico, premio Nobel. C'è un'altra scienza che dice esattamente il contrario. Solo che non ci arriva quest'altra scienza. Non ci arriva mai, cazzo. E allora Fijot Capra dice che sono interazioni di miliardi di possibilità tra i geni che fanno la diversità delle persone, che danno le malattie, come interagisci nell'ambiente, e sono miliardi di possibilità. Io sono diverso da te, tu sei diverso da lui e tu sei diverso. E basta. E allora... Una sinistra completamente che non c'è stata. Ed è arrivata. Noi siamo un popolo di bambini, perché siamo bambini, dai. Siamo bambini. Il nostro quoziente di intelligenza magari è altissimo, ma la nostra cultura è bassa. A noi ci dovrebbero rimettere il maestro Manzi, quello di Non è mai troppo tardi, per 15 anni. Ci hanno tolto una persona che ci insegnava delle cose. E ci hanno messo questa cultura del quizzone. Noi abbiamo la cultura del quizzone con suspense. La cultura del quizzone col suspense. E allora abbiamo questo, come si chiama questo, sulla prima rete, come cazzo si chiama? Amadeus che dice, allora la risposta esatta è, vediamo il computer ci dice che? E lei, dimmelo dai. Il computer ci dice dopo la pubblicità. Allora bisognerebbe prendere Amadeus
dargli un calcio nei coglioni. E poi dire, la borsa del ghiaccio ti arriverà dopo il TG1, 2, 3. Ma non voglio prendermela con un... Non bisogna parlare di servitù. Io ogni tanto dico queste cose, non dovrei attaccare questi piccoli ometti. E allora noi siamo un popolo così, di bambini, di infantile. Siamo un popolo che per andare a votare abbiamo bisogno di un leader, ma non esiste più. Siamo noi e gli americani un po', che hanno bisogno di leader, di sensazioni, di discorsi strani. Noi abbiamo bisogno di leader. Io ho 53 anni, non ho bisogno di nessun leader. E siamo andati a votare con due leader. A sinistra c'era un equivoco, che ancora adesso io non capisco. Non capisco, ma cioè capisco che lui non ha capito ancora un cazzo del perché ha perso, dove mettersi, cosa fa? Faremo una resistenza, un'opposizione, però sottile, educata, senza voci grosse. Non ce n'è opposizione, non ce n'è più. Questo governo durerà 40 anni. Dov'è? E allora a sinistra era facile, allora non avevi alternative, perché a sinistra c'era un equivoco come leader e a destra c'era Dorian Gray. Arriva Dorian Gray alla rovescia. Dorian Gray. E allora ecco perché ci siamo caduti. Ma umanamente giustificabile, per l'amor di Dio, se non era lui era un altro. È il mercato che avanza, il mercato che si autoregola, è quello che c'è già stato nella storia nel 1700, nel 1500. Il mercato ogni tanto esce, entra e sconvolge la società perché c'è questo miraggio che si autoregola. E allora è affascinante, perché non ti stai più a rompere i coglioni. Se il mercato si autoregola anche per te, che caso mi devo rompere i coglioni io a sapere cos'è la Costituzione, i diritti civili, i regolamenti, le leggi? Io ho bisogno solo di un enorme, straordinario, bellissimo, gratuito numero verde. E posso chiamare quando voglio. E mi risponde una voce che mi dirà, fai cancelletto, cancelletto. Asterisco 1. Ecco, e avrò risolto le mie problemi. Io dovrò solo osservare il soddisfatto. Ho rimborsato, il resto me ne batte i coglioni. Mi semplifico la vita. E abbiamo dato il voto a questo ometto che un po' dentro siamo un po' così, dai. Questo imbroglioncello che ce l'ha fatta. Ci piace, dentro ci piace, è un uomo che ce l'ha fatta, è un uomo che ha avuto delle idee, idee anche politiche, architettoniche, ha fondato proprio a Milano, i suoi primi passi li ha compiuti come costruttore, dando ai milanesi un nuovo modo di vivere. Milano 2, Milano 3, bellissimo, e sono stato tutto organizzato, lui vorrebbe fare lo Stato così, l'Europa così, tutto perfetto, col suo parchino, col suo verde messo lì. Io sono stato a Milano 2, c'è il laghetto con scritto laghetto, poi c'è Ponticello, così tu Ponticello, dopo un po' ti senti, mi prenderanno mica per il culo, c'è il cartello, sì, ti stiamo prendendo per il culo, perché poi e allora ci ha affascinato, perché siamo un po' così. E allora meno Stato, più economia, ma sì, facciamolo provare, cazzo, è l'uomo più ricco d'Italia, ha dato lavoro a migliaia di persone. Perché non farlo provare? E si sta comportando benino. Si sta comportando benino. Vedi come è tutto... È molto premuroso anche con la sinistra, tutto il centro. Abbiamo un filosofo che io non ho capito esattamente... Buttiglione... No. Buttiglione vorrebbe cambiare Lino Di Mameli per ragioni estetiche. Per ragioni estetiche, lo dice a lui che sembra E.T. Cazzo, per ragioni estetiche bisognerebbe incenerirlo con un lanciafiamme
e spazzarlo via, cazzo. Ma dai, ma Buttiglione va a parlare a Rimini. Parla a 7.000 ragazzi di 20 anni, di 25 anni, di comunione e liberazione. Fa un discorso sull'aborto un po' farneticante, cioè diamo 1.000.000 a chi non abortisce e il bambino cosa lo mettiamo in orfanotrofio. Cioè, e i ragazzi di 25 anni stanno diventando peggio della Levi Montalcini, dei vecchi di 90. Che cosa hanno fatto a Buttiglione a Rimini? Cosa gli hanno fatto a Buttiglione? Una ola. Una ola a Buttiglione. Ora, no, io non guardo, io ho 6 figli. Se sapessi, io preferirei un tossico come figlio, che... Ma almeno un tossico lo metti in una comunità, ma uno che ha fatto una ola a Buttiglione. Ma come cazzo fa? Ma io non lo farei più entrare in casa. E allora abbiamo questo centro, abbiamo questo centro, e allora Dorian è riuscito a mettere insieme con la parola coalizione della gente straordinaria, di cui io ero anche un ammiratore i primi tempi di Bossi, mi piaceva con la sua canottiera quando diceva le cose, che diceva col tricolore mi ci pulisco il culo, adesso ha detto forse il tessuto è un po' ruvido, eviterei. Allora la coalizione è un'altra parola magica che ingloba qualsiasi cosa, riesce a inglobare tutto. E allora ecco che sotto la lanterna i milanesi eleggono dell'Utri siciliana. E i milanesi, come Berlusconi, vengono eletti in 61 seggi in Sicilia. Qui avete eletto la Milano bene, la Milano quella da digerire. Ha eletto Dell'Utri. Dell'Utri è quello che quando Berlusconi andò al governo, il primo giorno disse adesso il governo, il paese è nostro. Lui disse no, è cosa nostra. Allora, io... E allora assistiamo a un capovolgimento. Io non riesco più a capire, ecco la grande trasformazione, il mondo alla rovescia, il mondo dell'impossibile, tutto ciò che è impossibile diventa possibile. Cazzo, oggi entri a Montecitorio, sembra di entrare a San Patrignano, una comunità di recupero. Ci sono ci sono oggi in Parlamento 54 pregiudicati, ma neanche, cazzo, a Rebibbia. Allora, 54 pregiudicati. Io lo continuo a dire, cazzo, con i documenti alla mano. E mi dicono, ma no, è lei che ha dei pregiudizi. Non sono io che ho dei pregiudizi, sono loro che sono pregiudicati. È diverso. Ferma, ma allora ecco che la mia mente si scombussola. Perché tutti i criteri con cui ci avevano abituati i politici sono saltati in un attimo, perché noi eravamo abituati che se aspettavi un po', prendevi un politico, aspettavi un po' e diventava un pregiudicato. Ma mai il contrario, che un pregiudicato se aspetti un po' diventa un politico. Ma hanno letto della gente come Frigerio, come Berché, quelli che hanno fondato il partito in Lombardia di Forza Italia, non mezze pippe, non mezze cartucce. Uno ha preso 6 anni, era in galera per condannato a 6 anni, è stato eletto sottosegretario alle istituzioni, alle riforme istituzionali, uno che ha 6 anni in galera deve fare. E che riforma istituzionale fa appena esce? Allarga un po' le sbarre, dice, istituzionalmente ci passa un pochino meglio. Ma non si sono accontentati dei pregiudicati, hanno eletto anche i loro avvocati, cioè sono andati al processo, hanno detto venite tutte e due, via, su, tutti in Parlamento. E allora c'è pieno di avvocati strani. Abbiamo l'avvocato Mannino, l'avvocato contestabile, che è l'avvocato di Berlusconi, è quello che si alzò in Parlamento poco tempo fa, e io rimasto, ho detto, ho chiamato mio figlio Ciro, che ha 1 anno, ho detto, Ciro, ma cosa sta dicendo? E Ciro mi ha detto, ha 1 anno. E sento contestabile che si alza e dice bisogna depenalizzare il falso in bilancio, lo chiameremo contabilità creativa. Cioè,
cioè tu prendi un bilancio, ci mancano 1.000 miliardi e creativamente abbiamo creato un fondo. Allora abbiamo fatto tutti gli avvocati, l'avvocato Taormina oggi è sottosegretario agli interni, c'è il capo della polizia. Guardate che Taormina, l'avvocato Taormina, è stato l'avvocato di Pribiche, della falange armata di destra, quella della strage di Piazza Fontana. È l'avvocato di Totorina, l'ha messo come capo della polizia. Ha detto, se non sa lui queste cose, cazzo, lo mettiamo ben lì. Ecco gli specialisti all'agricoltura, uno che buttava Molotov per gli incendi. E Taormina, lì. E allora abbiamo tutti questi avvocati che ritornano, l'avvocato quell'altro per eccellenza, il grande avvocato che non è di nuovo un vecchio che fa una fine tremenda, sta facendo, parlo dell'avvocato quello proprio, Previti, quello che lui è imputato e nello stesso tempo deputato, è input e deputato. No, ve lo giuro, non si può processare, perché lui dice, tutte le volte che deve essere processato, lui dice, devo andare in Parlamento come deputato. Posso essere processato il sabato mattina, ma i tribunali sono chiusi e sono cazzi vostri, o li riaprite, o so. Quello che gli hanno detto, ma i 35 miliardi della stecca che ha preso, della SIR, di Rovelli, dove li ha messi? Lui ha detto, segreto professionale, perché ha la cultura. Allora la mafia che cos'è? La mafia è solamente un modo di vedere. Perché Totorina viene detto mafioso? Ma Totorina sarà un mafioso violento con l'unghia. Potrebbe dirottare con l'unghia lui. Ma Totorina è stato un violento, strozzava i bambini per ragioni culturali. Non riesce a parlare. È uno che dice alla menga, la straminga, la straporca della menga. E poi deve strozzare, perché non riuscirebbe mai a dire ci vediamo a bere una tazza di tè, ne parliamo con comodo. Non riuscirebbe. Mentre Previti dice segreto professionale. Quell'altro dice non me la fotto una minchia, hai capito? Ma è la stessa cosa. Previti è quello con la faccia... Previti è quello... Non è un uomo. È un Rottweiler. Previti è un Rottweiler. Ma a differenza di qualsiasi cane che se gli tiri qualcosa te la riporta indietro. Prova a tirare qualcosa a Previti a vedere dove la porta. E allora ecco che io non riesco più a capire. Il diritto diventa rovescio, la culla del diritto è la culla del rovescio. Bene, signori, io mi sono andato a vedere tutto dopo il casino che ha fatto la seconda rete con... quella trasmissione dove si è parlato di un libro, non si è fatta satira, si è parlato di un libro. Bene, io sono andato a vedermi tutto e ho visto delle cose, ma straordinarie. Allora, Gray è stato condannato e quindi non si è potuto passare con la condanna perché per decorrenza dei termini. Allora, lui è stato condannato per la truffa della Mondadori, cioè truffa per corruzione, perché lui ha corrotto un giudice per prendersi la Mondadori, che se non avesse fatto questa corruzione sarebbe andato a De Benedetti. Benissimo. Vado a vedere il reato e leggo una cosa che ho chiesto a Ciro. Ho detto, Ciro, ma che cazzo? Vi giuro sui miei figli, il reato di Berlusconi per corruzione era, l'hanno condannato per corruzione semplice. Vado a vedere sul manuale di diritto, no, dice semplice. Poi è vero, semplice, perché semplice? Perché il giudice che aveva corrotto era già corrotto per i cazzi suoi prima. È strepitoso. È come se stupri una puttana e ti danno stupro molto semplice perché era già puttana per i cazzi suoi. Ma è strepito. E allora godiamoci. E allora si rovescerà tutto, la grande trasformazione è già iniziata, il mercato autoregolerà anche i rapporti sociali, e per avere i rapporti sociali bisogna andare a avere la famiglia, la libertà, tutti i valori fondamentali della Repubblica Italiana e del mondo.
La libertà e la democrazia si fonda sulla famiglia. Allora questa famiglia che la sinistra ha spappolato, questa sinistra che ha permesso i rapporti dei gay, delle lesbiche, questi rapporti di provetta, uno si faceva una cosa, metteva nella provetta che la dava una di 62 anni, che la metteva nel culo al cognato e nasceva un Brianzolo. Allora, mi è venuto Brianzolo perché... Allora, questa gente va, la sua santità dai vescovi, per parlare di famiglia, vogliono riproporre la famiglia, e Berlusconi ama la famiglia, l'ama a tal punto che ne ha due. No, è un amore grande. E allora, ecco che lo sento parlare e lo leggo nei suoi trattati. La libertà, le libertà, tante sono, a ragione, non è una, delle libertà. E allora ecco che io sono riuscito a vedere una cosa, no, voi lo conoscete, ma nessuno ha avuto il coraggio di leggerlo tutto, io l'ho letto per voi. No, qua, De Amicis va a cagare, ma veramente, ma no, veramente. Allora, la famiglia, io no, non so se potervelo leggere, perché è qualcosa... Allora, a pagina 11, Berlusconi parla della famiglia, cioè parla del passaggio tra la prima e la seconda, cioè dalla prima alla seconda famiglia. Ora vi leggo delle cose che... Quando lo raccontate a Ciro, Ciro mi ha detto... Sentite come parla Berlusconi. Guarda che fine che fanno. Allora, pagina 11, non mi invento niente, è tutto scritto qui, non ci sono cose scritte, leggo direttamente. Siamo agli inizi degli anni 80. La famiglia è serena. Ma qualcosa nel rapporto con Carla cambia. L'amore si trasforma in sincera amicizia. Silvio e Carla, di comune accordo, decidono di continuare la loro vita, però seguendo ognuno le proprie aspirazioni. Ma molte cose continuano ad unirle. E divorziarlo felici e contenti. Ma non ti viene voglia di sposarti e poi dividerti così? Ma dove cazzo si è sposato uno così? Al Mulino Bianco, te lo dico io. L'ha sposato uno dei fratelli Barilla. E allora uno divorzia così. La famiglia è questa, io e Carla, vale a dire il povero Cecchi Gori, quando sta divorziando adesso con Rita Rusic che ce l'ha morsicata qui, che gli dà dei calci nelle palle, dammi 1.000 miliardi, bastardo! La realtà è questa, lui, io e Carla, di comune accordo, ma vaffanculo. No. Però non l'ha scritta lui, amici. Questo non è un libro scritto da lui, lui gliel'ha scritto un signore che si chiama Guido Possa. Guido Possa era compagno di banco di Berlusconi. E allora per farlo sopravvivere l'ha messo in un ministero, oggi è vice ministro. Ora vi faccio una domanda, uno che scrive delle stronzate così ed è vice ministro, in che ministero potrebbe essere secondo voi? All'istruzione.
Viceministro, uno che racconta favole. Ministro! Ah! Letizia, donna Letizia Moratti. Letizia Moratti è una metà petroliera, metà banchiera, di qui in giù non si è capito bene. Ed è una donna decisa. Una donna che era presidente di una società che si chiamava Golden Egg. Uova d'oro, lei è la gallinaccia delle uova d'oro. Questa società era di proprietà del suo leader, del suo padrone. Lei è una specie di colf di Murdoch, un signore che è un Dorian Gray all'ennesima potenza. Murdoch, nel mondo Murdoch viene chiamato Re Mida alla rovescia. Tutto quello che tocca lo tramuta in merda. Il Time è una merda ormai, che era reputato il più grande giornale del mondo, non lo cita più nessuno. Il Sun, quello famoso inglese, è il giornale più di merda riconosciuto da tutti del mondo. Quindi lui non si chiama Murdoch, ma si chiama... Perfetto. Avete studiato. Merdo ha bisogno di uno zerbino per entrare in Europa e c'è questa donna Letizia, una donna d'affari integra, perfetta. L'impresa al primo posto. Riformiamo la scuola. Per prima cosa ha tolto i cicli, ha detto, se non ce l'ho più io, che cazzo devono averli loro? Ha assunto 7.000 al mese, ce l'ha fatta, è entrata nei parametri. È riuscita a uscire precari, contro precari. Basta questo monopolio che vilipende l'intelligenza del pubblico sul privato. Basta, togliamo questo cazzo di articolo 33. Gli oneri senza oneri per lo Stato, via. Una famiglia ha diritto di scegliersi la scuola che vuole per i suoi figli. E siamo uguali di fronte all'istruzione. E allora, ecco le scuole private. Questo fiorire di scuole straordinarie. Questi fanno slogan, manifesti, hanno riempito Milano di cose. Vuoi diventare un web engineer? Vieni al CEPU. Cioè, con 24 milioni ti facciamo dare anche 3 esami, ti mettiamo un tutor. Che ti coccola il tutor. E puoi rottamare la tua vecchia cultura. Te la valutiamo 1.000.000. E allora, ecco queste scuole, tipo il CEPU. Ora, l'informazione pubblicitaria e un'informazione di un servizio pubblico non dovrebbe accettare degli sponsor così, dove la procura di Perugia e la procura di Bologna hanno sotto inchiesta da anni il signor Polidori, patron del CEPU, ed è inquisito per... evasione fiscale, riciclaggio di denaro sporco, associazione di stampo mafioso. CEPU, vieni al CEPU. 127 sezioni in Italia, tutte 127 sotto sequestro della finanza. Vieni al CEPU. Farai un corso di web galeotting. E però prendono i testimonial che piacciono ai ragazzi, e questo mi fa incazzare, che non ci sia una voce che dica cazzo, non farle queste cose. Allora prendono queste teste di cazzo come Valentino Rossi, che corre in moto. Valentino, come fa la tua moto? Brum, brum, brum! Nel culo te la dovresti mettere la moto. E allora ecco questo divario dell'istruzione. Io ho visto i miei figli all'esame di maturità, c'era un divario pauroso tra l'insegnante e lo scolaro. Io vedevo che gli insegnanti sono indietro. E cosa dovrebbe essere la scuola? Non lo so, ma presumo che l'istruzione dovrebbe fare da termostato. Se la società va nel megabyte, l'istruzione dovrebbe andare nel minimo byte. Compensare. Se vai nell'informatica devi studiare Platone. Pareggi, tieni in bilico. Cazzo, ma c'è una diversità tra i docenti e gli alunni che non... All'esame di maturità c'erano i docenti che erano tutti in preda al panico perché avevano i cosi da scartare, i temi da scartare per dare il tema e non riuscivano a tranciare la cera lacca. Tutti, c'è qualcosa, c'è la cera lacca. Qualcosa per tagliare la cera lacca. Nel terzo millennio
avevano la cera lacca, gli alunni avevano già i temi via internet, sapevano tutti i cazzi del mondo di che cosa uscì, avevano dei GPS ficcati nel culo e sapevano tutto, e questi la cera lacca. E allora un mondo che dovrebbe insegnare ai nostri ragazzi cosa c'è fuori, e fuori c'è un mondo capovolto. E c'è stato un fatto che mi ha fatto riflettere, un fatto successo a Milano. Un consigliere provinciale di Forza Italia, Matoli, si chiamava, di Milano. Una strage è successa in quella famiglia. Mataloi, bravo. Gaetano Mataloi, Antonio Mataloi. La moglie Cristina ha preso una pistola, ha ucciso lui, il figlio, il cane e si è suicidato. Il commento che ho sentito in giro, vero, ma il cane cosa cazzo c'entrava? Allora, fermi. No, io rimango strabiliato. Perché se questo è il pensiero comune. E allora ho letto questa tragica storia tremenda di questa donna depressa, di quest'uomo che era considerato, diceva questa esponente di Forza Italia, un uomo mite. E allora, un uomo mite, e aveva in casa 5 pistole, 12 fucili e una bomba a mano. Ed era un uomo mite. Se era leggermente incazzato... No, ma è quello di considerare. Però c'era subito scritto dopo, guardate, sì, erano tante armi, ma regolarmente denunciate. Cazzo, regolarmente denunciate. E allora la normalità, che ecco che l'impossibile diventa possibile, la normalità diventa normalità. È una vita normale? Allora per vivere normalmente a Milano bisogna mettersi dei bazooka in casa? Guardate che è la vita fatta dai telefilm americani, questa qua, non la noi. Io adesso c'è questa rincorsa della sicurezza, le telecamere, e c'è il presidente della Confindustria Veneta, dopo i casini che succedono lì, dei furti nelle ville, ha detto, se lo Stato non ci protegge, ci pensiamo noi. Allora io consiglio di armarsi e tenersi una bella Browning 765 sul comodino. E allora entriamo in questa... Adesso, spirale, che io non lo so. Se vengono da me, cosa succede quando entrano in una villa isolata, che entrano gli albanesi? Vogliono la cassaforte. Pochi ce l'hanno, ed è una stronzata. Te ne devi mettere una. Ce l'hai lì, ci metti 3,5 milioni, 3,8 dipende da banda. Se sono gli albanesi, 3,8. Se sono... Bene, se sono slavi, 3,5 ci stanno dentro. Una cassaforte, 3,5 milioni, li apri, glieli dai e vanno via. Io preferisco vederla da vigliacco così, che non dire di mettersi in casa una pistola, 5 pistole, 11 fucili e una bomba a mano, quando una signora depressa, in crisi depressiva, ha preso e ha sterminato la famiglia. Se tutti i depressi avessero una pistola in casa, che cazzo succederebbe in Italia? E allora, quello che sta succedendo negli Stati Uniti, amici, 200 milioni di pistole, 200 milioni di abitanti, 3/4 delle vittime da armi da fuoco leggere sono amici o parenti, perché quando hai la pistola, c'hai la pistola, la tua visione del mondo cambia, senti un rumore, in America fanno così, sentono un rumore di notte, vanno giù e vedono un rumore, nonna, che cazzo fai? Volevo pisciare. E allora la sicurezza si cambia, si baratta con la tua libertà. C'è gente che è contenta. Io voglio 100 telecamere, non ho niente da nascondere, io voglio essere registrato, benissimo, sei nel diritto di poterlo fare, ma cambi, la tua vita cambia. Negli Stati Uniti, quando vanno a fare 2 passi con la moglie, non vanno più a fare 2 passi, pattugliano. Li vedessi a Los Angeles, camminano così. L'hai visto quello là? Lo conoscete quello là?
Ormai la psicosi della sicurezza arriva anche qua. Tutti che si mettono a sbarre alle finestre. Ci sono pieni di morti per incendio negli Stati Uniti perché hanno le finestre sbarrate. Quando scoppia un incendio in casa, arrivano lì, cazzo, l'inferriata. E allora, non voglio affondare di più il coltello in una enorme piaga che ha, che hanno queste, queste, questi... E allora, io vedo persone che parlano e vogliono darci le 3 I. Impresa. Internet. Internet doveva essere la soluzione. Internet doveva farci lavorare di meno. www. Vada via il cul punto. Capi questa? www, tutto col www. Vedi la prima cosa che ti dicono? www, ciao, come stai? www. Punto. A una gli ho chiesto, ce l'hai l'email? Mi ha detto, sono di Firenze. Ma che... www, 6.000 aziende hanno chiuso, dietro il www non c'è niente, dietro il www ci sono i magazzini con i camion, dietro il www si lavora di più, lavoriamo 5 ore di più che negli anni 50. Noi cosa vogliamo? Una vita come gli americani, cazzo, vogliamo una vita di uno che cambia 3 anni, ogni 3 anni lavoro, ogni 4 anni cambia casa, i manager lavorano 60 ore al giorno. Se leggeste l'intervista dell'ex ministro del lavoro di Clinton, Reich, ha detto, ministro del lavoro, lavoravo 70 ore alla settimana, vedevo i miei figli 2 volte al mese, che cazzo, questo non è vita, questo non è lavoro, lui era il ministro del lavoro, ha dato le dimissioni, la tecnologia ci servirebbe per lavorare meno e avere più tempo libero, invece lavoriamo di più e siamo carichi di stress, di depressioni, di pillole, di cazzo. La tecnologia ci dovrebbe migliorare la vita. Io ho scaricato la posta, il web, siamo pieni di queste cazzo di ossessioni, del megabyte, la banda larga, il net, il browser. Ho scaricato 5 volte la posta questa settimana, ho preso 6 virus, ma basta! Invia e ricevi, compra e vendi, non è nata per queste cose. Ormai sta declinando in qualche cosa di sordido, di stupido, di stupido, di stupido. Forse rimane ancora un barlume di libertà perché ha una natura libera, internet, cazzo, ma fino a quando? Non lo so. Perché è stupido, si mercanteggia tutto, mi hanno comprato il nome e cognome, io beppe.grillo.it, non sono io, me l'ha comprato uno di Palumbo, un certo Palumbo di Catania, l'ho chiamato e ho detto, Palumbo, che cazzo fai? Beppe.grillo.it sono io, mi ha detto, l'ho comprato io, se lo vuoi indietro mi dai 1,5 milioni, 1,5 milioni per il mio nome e cognome, ti do anche l'indirizzo, ma che cazzo vuoi? Tieniti tu. E allora sai cosa ho fatto io? Mi sono aperto un sito come palumbo.com, vaffanculo, sono io. Allora devo assumere un'altra identità, ma non si è mai vista. È la velocità, ma è una tecnologia da stronzi per gli stronzi. Doveva essere, come diceva Negroponte, dall'atomo al bit, una tecnologia leggera, dall'atomo al bit. Negroponte, ma quale leggera? Ho cambiato 6 computer da 15 kg l'uno. Ho buttato nella discarica 90 kg di roba in 3 anni. Cazzo, sempre più veloci, la RAM. Mi sono collegato con Singapore, ci ho messo 17 secondi. Mia figlia mi ha detto, cazzo che lento, papà. Ma non c'hai la RAM, non c'hai la RAM, c'hai il 68 bit di RAM, ma che cazzo dici? Si può mica parlare con te che hai 68 megabyte di RAM. Ne ho preso uno da 157 megabyte di memoria. 8,5 milioni, un paio adesso. Sono uscito dal negozio, mentre usciva entrava uno, mentre hai preso quello vecchio? Io no, io sono ancora analogico, non sono digitale, ma non vedete che più le tecnologie si raffinano, più un temperino li butta giù. Allora, i telefonini di terza generazione, l'UMTS, 27 mila miliardi di asta, è già finito, è già un bagno di sangue, perché si sono accorti, il signor Agnelli se ne è accorto, per quello compra energia, che il computer e i telefonini passeranno attraverso il filo elettrico. Quale fibre ottiche del cazzo? Il filo elettrico è in tutto il mondo,
attacchi alla presa della corrente e fai andare il computer e il telefono 40 volte di più di tutti i cazzo di fibre ottiche. La corrente. UMTS 27.000 miliardi, i tedeschi 75.000 miliardi, gli inglesi 38.000 miliardi. È già finito tutto. Non ci stiamo dietro. Non ci sto più dietro. Lavoro di più. Ma che cosa? Ma devo somigliare a che cosa? Ma cazzo? E poi è una tecnologia finta, perché la tecnologia vera deve essere assente dalla mia vita, cioè invisibile. Mi deve migliorare la vita, invisibile deve essere. Non che io devo aprire, accendere, connetti, manda, invia, ricevi, la tastierina che è così da 50 anni, quella cazzo di tastierina. Io devo essere libero, non devo vedere la tecnologia, mi deve migliorare la vita senza vederla. Io devo entrare in casa e dire alla casa, mi ha cercato qualcuno? E la maniglia, no! Questa è tecnologia, la grande tecnologia. Il frigorifero deve fare la spesa per i cazzi suoi, sono stufo di andarci io. Allora arrivi lì, c'è pieno di mozzarella, apri, che cazzo te l'ha detto di prendere le mozzarella? Ciro, è Ciro, E allora è tutto così. Allora è tutto così. Io sono analogico e certe cose di lentezza mi piacevano, ma mi stanno sparendo. Mi stanno sparendo per questi grandi, i ministri, ci sono i ministri, me l'ero dimenticato, il ministro Lunardi, il nostro ministro delle piramidi, quello dei grandi lavori, quello che dice che bisogna convivere con la mafia. Ora lui parlerà come imprenditore, penso, o come politico, ma mi sembra strano, come un uomo di Stato che dice che bisogna convivere con la mafia. Ma, momento, forse non dice niente di nuovo, forse Berlusconi convive già con Dell'Utri da qualche ventennio, forse, ma c'è gente che riesce a convivere, c'è gente che riesce a commorire con la mafia. Falcone e Borsellino erano uomini di Stato, sono commorti con la mafia. Imprenditore come Libero Grassi era un imprenditore che non ha convissuto, è commorto con la mafia. Cazzo. E noi abbiamo dei ministri che fanno così e fanno le grandi opere, vorranno passare alla storia, tutti vogliono passare alla storia per aver fatto il grattacielo più alto, cazzo. Allora faremo il grande ponte che unirà la Sicilia con la Calabria, cazzo. La natura ci ha messo 4 miliardi di anni per dividerli quelli lì. Te li immagini i calabresi con i siciliani? Ma io li vedo già. I siciliani, ma che minchia, ma la fotta, ma dal pu! E i calabresi, stai attento che qua, finiamo tutto a croco. Manco le cani, perché i siciliani ispirano quando parla. La minchia, il calabrese espira, cioè sputa fuori là. E c'è gente che perde i sensi, perché quando dice delle parole troppo, uno mi ha detto, non ti facevo così mastodontico, è caduto. Non aveva più fiato. Noi vorremmo i grandi, le grandi opere. La variante di Valico, l'alta velocità che con 80.000 miliardi. Ma cazzo, andate a fare un'esperienza sull'alta velocità. Io ci sono andato in Germania. Andate, vi prego. Perché si sono delle enormi stronzate. Basta prenderne un treno e ti rendi conto. Andate in Germania e c'è un bel tag ad alta velocità. Te lo prendi, vai a 3,70. Beh, a 3,70 non riesci a fare nulla. C'è un tremolio che non riesce a fare un cazzo. Solo quelli col Parkinson sembrano, stanno a loro agio, perché sembrano normali. Allora, è cattiva questa. 25 persone, quelli i manutentori dei binari, muoiono tutti gli anni perché per l'alta velocità, perché non riescono a scansarsi in tempo. Sono lì che lavorano, uno dice, mi sembra di... Andateci! E noi spenderemo 80.000 miliardi con tutte le aziende, l'Impresi, quello della Fiat, proprio quelle indagate per mafia, condannate per mafia, ci sono già tutte lì, con gli appalti, contrappalti, subappalti, sono lì 80.000 miliardi, perché abbiamo un treno che ci mette attualmente da Milano a Roma 3 ore e 50, ma con 80.000 miliardi, cioè di cemento, perché non è tecnologia, la tecnologia è la motrice ad assetto variabile, il sette bello nostro. C'è già la grande tecnologia, quella lì, l'alta velocità, è un muro, un binario di cemento dritto, 80.000 miliardi, beh, oggi ci mette Milano-Roma 3 ore e 50, con 80.000 miliardi, ma spesi da Dio,
ci metterai 3 ore e 20, quindi ben 30 minuti di meno. Tu prendi il treno da Milano, arrivi a Roma, esci e dici: adesso che cazzo faccio? Oh, aspetto una mezz'oretta. Le grandi opere, il Concorde, cazzo, il Concorde, il libero mercato, cazzo, fai! Allora, il libero mercato che cos'è? Questo qui, il libero mercato. Voi siete venuti qua, avete pagato 20.000 lire, 30.000 lire, non lo so, siete venuti da casa vostra, mi avete portato l'obolo di 20 sacchi, è il libero mercato, la domanda e l'offerta. Io vi offro uno spettacolo e voi domandate uno spettacolo, ci mettiamo d'accordo, voi pagate e io guadagno. Se non venivate, io non guadagnavo, questo è il libero mercato. C'è il rischio, giusto? Non ho nessun sponsor qui, non passo attraverso un formaggino o una scatola di tonno. Siamo noi, io e te. Aspetta, ma prima, cazzo, ma è da stamattina che parli? Ma che cazzo? Aspetta. Allora, libero mercato. Cosa, mi sono dimenticato cosa stavo dicendo, vedi? E allora? Formaggino. Eh? Formaggino. Sì. Stronzo. Dico, il Concorde lo stanno riattivando. Sai dicendo che cosa? Che in fondo, fammi finire, no, il Concorde è l'operazione più disastrosa della storia dell'economia inglese e francese. È un investimento di 120.000 miliardi, andato a male, per trasportare 140 passeggeri in una bara di cherosene. Bene, sapete cosa dicono? Che in fondo, in 20 anni ne è crollato uno. Ma si dimenticano di dire che ne hanno fatto 12. E che cazzo? Uno su 12 in 20 anni è come un 747 che cade ogni 15 giorni. Perché ne hanno fatto 1200. Allora, che cazzo di cos'è? Allora, fate una bara volante per chi ci vuole andare la paga. No, perché chi va sul Concorde paga 11 milioni il biglietto, ma il biglietto costa 22 milioni. 11 milioni è finanziato dagli stati francesi, cioè dal popolo francese e dal popolo inglese, per arrivare un'oretta prima. Ed è un flop pazzesco, ma dato che devono andare sulla velocità o sulla capienza, o si mettono a fare aerei di 800 persone e avremo dei grattacieli da 600 metri con 100.000 persone che lavorano in un grattacielo. Un jumbo da 800 posti ne potrà buttare 3, allora di 20-30.000 parleremo di 100-200.000 morti. E allora è un'escalation da folli. Che cazzo mi frega andare l'uomo d'affari in 3 ore New York, Parigi, Parigi, New York? Gli mando un fax, che cazzo ci devo andare a fare? Ma, che cazzo c'è? Se non ci fosse stato il fax, ma c'è il fax. E allora siamo, ecco, questa cosa che ci prende. Dove vai? Io sono ancora analogico, ho il telefonino come tutti, e del telefonino la cosa che è agghiacciante, esce sempre fuori. Si sentivano centinaia di squilli di telefonino sotto le macerie. Sono morti migliaia di persone, ma i telefonini squillavano. I telefonini ci sopravvivono. I telefonini sono digitali, noi siamo analogici. Loro sono digitali, ci sopravviveranno sempre. Sempre in velocità, cazzo, era anche bello, un po' di lentezza, Dio mio, anche un po' di suspense. Ti telefonava uno, non sapevi chi era, era una sorpresa, dicevi: pronto, Giulio, Giulio, come stai? Adesso ti appare. Drin, Giulio, che cazzo vuoi? E allora, è una tecnologia che ci dovrebbe migliorare la vita, come l'euro. Ora, democraticamente parlando, ci hanno fatto fare dei referendum vergognosi, che non ce ne fotteva un cazzo a nessuno. Ci hanno fatto andare a votare, a fare il referendum, se interrompere 3 o 5 volte un film, ve lo ricordate? E votare, chiedere il nostro parere, se siamo d'accordo su una cosa che ci cambierà la vita, pazzesca.
Non c'è, no, perché è politica estera, è una legge che ha fatto De Michelis. Non abbiamo potuto votare sull'Europa, ma io trovo che sia sconcertante questo. Ce la siamo trovata. Adesso il 31, l'1 del 2002, dovremo cambiare tutto in nero. E noi siamo italiani, non siamo tedeschi che sono già pronti da mesi, siamo italiani. Se l'ultimo giorno è l'1, il 31 saremo tutti lì. Come cazzo fai, Dime, cazzo mi ha dato? Ti ho dato 10.000 lire, mi dai 10 euro, ma che cazzo sai se ci rimetto? A Genova sono in crisi perché devi togliere 3 zeri, cazzo. Perché non ce li mettiamo, ci aggiungiamo 3? È più bello. E allora succede questo, che io ho già fatto l'esperienza, ho fatto anche voi, prendete 1.000 lire, ho preso 1.000 lire, l'ho cambiato in euro, sono 0,52. Poi ho preso gli euro, sono andato in banco, ho detto mi dà 1.000 lire, mi hanno dato 982. Cioè, scusi, mancano 8 lire. E il banchiere ha rifatto il calcolo, ha detto io non l'ho mica preso, scusi. Ha chiamato il direttore, abbiamo guardato sotto il bancone, non c'è un caso. Ma dove sono? E allora, quando cambieremo migliaia di migliaia di centinaia di migliaia di miliardi, quando mancheranno 8 lire su 1.000, saranno cazzi, saranno migliaia di miliardi che mancheranno. 8 su 1.000, è di nuovo sto cazzo di 8 per 1.000 che non ce lo leveremo per tutta la vita. E allora, noi faremo un'Europa straordinaria, con i grandi parametri di Maastricht. Allora diventeremo veramente una grande nazione, un popolo comune. Unico, con una stessa valuta, ma anche una stessa lingua, che dovrà essere l'inglese. Una bella economia insieme. Avremo gli stessi parametri. Chi se ne frega? È un po' più di ordine. Milano 2, Milano 3. Allora un carciofo, per cambiarsi carciofo nella comunità europea, deve avere un'estensione del gambo di 18 centimetri. 6 centimetri più del tuo pisello. Dovresti preoccuparti. Manitese? Ah no, non sei di Manitese. Fermi, una banana per chiamarsi banana deve essere più di 15 centimetri. Hanno eliminato 70 razze di cani, ma non vi racconto delle palle. Il bassotto, per chiamarsi bassotto, deve avere un'estensione dal culo in terra di 35 centimetri. Ci sono dei bassotti che camminano in punta di piedi, se no si devono estinguere. Noi faremo parte di una grande comunità straordinaria, e dovremo di nuovo scegliere tra il male minore, come abbiamo scelto prima tra una finta sinistra e una destra ipotetica. Dovremo scegliere se diventare americani, esserlo già magari, o diventare europei, o magari sarà la stessa cosa. Io non riesco più a capire cosa vuol dire essere europei, cosa vuol dire essere i grandi. Adesso noi siamo con gli americani perché siamo i grandi, le grandi nazioni, i G8, i grandi della terra. Ora noi siamo la sesta potenza del mondo. Io non ci credo! Mi devi dimostrare con che cazzo dici, con che criterio tu elimini per esempio la Cina dai grandi. Ora un'economia che sostiene 60 milioni di persone, come la nostra, è più ricca di un'economia che sostiene 1.200.000.000 di persone. Ma no, scusami, com'è possibile che la Cina, con 1.200.000.000 di persone, abbia un'economia inferiore alla nostra? Con che criterio noi diciamo che una nazione è più grande di un'altra? Con che criterio? È 10 anni che io spiego queste cose qua. È 10 anni che io vi rompo i coglioni con questo caso, col PIL. Il PIL. Sempre la crescita in funzione del PIL, il prodotto interno lordo. Cos'è uno stronzo? Cos'è? Ma com'è possibile? Com'è possibile pensare che il mondo debba diventare con la nostra ottica o con l'ottica dell'Occidente? È pazzesco, cazzo, è pazzesco! Kofi Annan dice 1 miliardo di persone vive con meno di $1 al giorno. È una cosa mostruosa quella che dice, perché 1 miliardo di persone $1 non l'hanno neanche mai visto, non sanno neanche che cos'è. Kofi Annan dice ancora che 3/4 dell'umanità non consuma e non produce nulla. Io non so come si faccia a dire queste cose qui. Vai in Africa, un africano si pianta una patata, se la coltiva, la prende, se la mangia. Ha prodotto e consumato una patata.
ma dato che non la compra o non la vende in dollari, non esiste. Cazzo, non esiste. Allora io non dico che hanno delle economie, ma sono modi di concepire il mondo. Hanno un'economia di scambi, di baratti, che non prevede la lira, il costo e la borsa. Hanno fatto una bella cosa sull'inflazione degli americani. Hanno detto: noi calcoliamo l'inflazione del mondo col nostro hamburger, perché costa esattamente lo stesso prezzo, pesa lo stesso peso, è fatto con gli stessi ingredienti in tutto il mondo. Quale mondo, porca troia, quale mondo? Quando parliamo di mondo, stiamo attenti. Il nostro, l'Europa, l'America, l'Australia, il Canada. Fine. Di là c'è un altro mondo con miliardi di persone che un hamburger lo pensano e lo vedono in un altro modo. Il McDonald's ha aperto un McDonald's a Calcutta, in India. Giuro, eh. Gli indiani hanno fatto l'inaugurazione. Gli indiani sono vestiti bene, sono messi tutte le cose qui, qua. Così. Sono andati all'inaugurazione, sono entrati molto composti, convinti di pregare. Quando sono entrati e si sono accorti che la mucca gliel'avevano tritata, è andato fuoco a tutto. E la McDonald's l'ha portato via i coglioni. Quindi, voglio dire, che allora qual è la ricchezza? La ricchezza è in dollari americani o è, non so, il potere di acquisto delle cose? Voglio dire, guardate che il PIL è una cosa stronza, perché il valore espresso in dollari, in valuta, è una forma monetaria di ricchezza che non esiste, esiste nel concepimento di menti malate, perché chi ha inventato il PIL si chiamava Kuznets, un matematico polacco, ha preso il nome nel 30, non si è mai sognato di dire il PIL è questo qua, lui lo chiamava costo, ed è un costo interno lordo, non un prodotto. Non è una ricchezza, è un costo, porca puttana. E noi ancoriamo il nostro benessere a un costo chiamandolo prodotto e ricchezza. Ma è pazzesco. Vai a vedere cosa c'è dentro. Allora vi chiedo, guardate che mi incazzo adesso. Siamo più ricchi per le cose che abbiamo o per il valore che hanno? Avanti. E qui c'è la diversità tra potere d'acquisto e valore espresso in dollari. Allora, siamo più ricchi con 6 uova a 2.000 lire o con 12 uova a 1.000 lire? Mi devi rispondere adesso, eh? Guarda che mi incazzo, mi devi rispondere. C'hai il 50% di azzeccarla, vaffanculo. Non è azzeccare, c'è una domanda da farsi. Con che cosa si fa la frittata? Se la frittata si fa con le banconote, ma non credo. La frittata la fai con le uova, quindi sei più ricco con 12 uova. Hai ragione. E allora oggi, in base a questo criterio che si chiama proprietà, si chiama potere d'acquisto, oggi la prima potenza in questo momento del mondo è la Cina, non gli Stati Uniti. Già adesso. La terza è l'India. 900 milioni di persone per la quantità di cose. E noi chiamiamo PIL la ricchezza. Ma è una forma mentale. Nel PIL ci sono solo sfighe. Se togli le sfighe, arrivi a una ricchezza degli anni 5. Nel PIL non c'è neanche una cosa per la quale vale la pena vivere. Nel PIL non è conteggiata la tua intelligenza, la tua istruzione, il fatto di essere gay. Non mi sono dimenticato. Sì, sei sempre te, non è la seconda. Mi ricordo. Non c'è il lavoro che fa una nonna con i nipoti, i genitori con i figli. Non c'è una cosa per la quale varrebbe la pena vivere. Nel PIL ci sono solo disgrazie, iettature che chiamiamo ricchezza, e questa è morbosa, è morbosità. Nel PIL ci sono 8.000 persone che muoiono tutti gli anni in incidenti stradali, ed è ricchezza. Cazzo, come fa a essere ricchezza? Allora vuol dire che se tu picchi con la macchina quando vai fuori, facciamoci le corna, non ti devi neanche incazzare, perché sfasci la macchina e siamo più ricchi. Dovresti uscire dalla macchina e dire: che culo, l'ho sfasciata, va bene? Il dramma degli Stati Uniti, il PIL, andrà sul PIL degli Stati Uniti, non giù. Noi ci sono tutte le sfighe, maremoti, palazzi che crollano, terremoti, il PIL va su. Le trombe d'aria fanno andare sul PIL, ne è venuta una un mese fa, cazzo, ad Arcore. È venuta una tromba d'aria della Madonna. Ora dove va, se Dio esistesse, dove va? È andata sulla Dalmine Tubi, porca troia. Si girava di 300 metri, ce lo prendeva e ce lo portava direttamente in paradiso. Sì! I got the other day, swim me every day, I got me every part, hold me every say, she gonna love me. That's it. She gonna love me, baby. I gotta love you,
tutti, arrivederci. Ci vediamo in giro. Grazie. Se siamo riusciti a passare un paio d'ore in serenità è un grande risultato. Merito vostro, merito mio, merito. Ciao. Ciao a tutti, grazie. I got a mama, baby. I got a child I want to see. I got a home, baby. I know she.